Buonasera a tutti, eccoci qua, siamo tornati su Calcio Femminile Live in diretta come ogni weekend, siamo tutti probabilmente molto stanchi per la settimana appena trascorsa, però che settimana, perché c'è stata anche la Champions League di cui andremo a parlare tra pochissimo anche con il primo ospite di questa sera, ma intanto vi presento come al solito i miei compagni di viaggio, no? Per tutte queste serate che ormai li avete imparati a conoscere. Cioè, iniziamo dal buon Francesco Spinoso. Ciao Francesco, come stai? Ciao a tutti, tutto bene? Anch'io devastato, però volevo innanzitutto ringraziare tutti quanti perché oggi abbiamo superato i 100 iscritti col canale, precisamente 101, visto prima, e sta andando bene pure Instagram, quindi grazie a tutti, veramente, a noi fa super piacere ovviamente comunque anche fare questi numeri. Salutiamo anche Matteo Giugio, che è il primo a commentare questa sera. Ciao. Dopo che è stato con Francesco la scorsa volta, mentre c'è il buon Emanuele che invece è il secondo e poi ci saluta anche con anche il mancato Giuseppe terzo. Esatto, il terzo, il mancabile Giuseppe Nolis, e ovviamente sotto di me lo vedete, immancabile anche lui, il buon Luca Zantedeschi. Ciao Luca, come stai anche tu? Ciao a tutti, non benissimo fisicamente, perché sono un po' raffreddato, però per il resto tutto bene, dai. E poi ormai immancabile, no? Come sempre, è arrivato qui per la prima volta come esperto della Roma e adesso è diventato ormai per tutto, dal Sud America alla capitale, il buon Zio Pino. Come stai? Tutto bene? Tutto bene, c'ho anche delle novità dal Sud America che sto seguendo dal Libertadores, ho visto dei ragazzi interessanti. E vedi, prima o poi avremo sicuramente anche il modo di parlarne anche meglio, magari con uno speciale Sud America, prima o poi magari nel mese invernale in cui la Serie A sarà anche in pausa. Tra l'altro, appunto, come dice il buon Giuseppe, stasera si dividi e conquista un occhio alla partita, perché c'è comunque la nazionale che sfida la Svizzera e da una parte ci siamo noi, nel caso si può guardare la partita, uno si mette muto e intanto ascolta quello che abbiamo da dire e ci si divide un po' senza troppi problemi. L'ho già un attimo citata perché c'è stata la Champions League in settimana, ha giocato la Juventus all'Allianz, tra l'altro Francesco Luca eravate lì dal vivo a vedere la gara, è arrivato un 2-2 spumeggiante, adesso poi me lo racconterete meglio voi, ma intanto andiamo a vedere subito i risultati di questa terza giornata di UEFA Women's Champions League, con il Chelsea nel girone della Juve che vince 7-0 sul Servette, quindi se c'era bisogno di fare qualche gol le Blues sicuramente li hanno fatti. Il pareggio appunto 2-2 della Juventus col Wolfsburg grazie alla doppietta di Girelli che apre e chiude la gara, e poi il Togge che cade in casa 5-1 con l'Arsenal, mentre il Lione nel girone D vince 2-1 sul Bayern Monaco in primo dei due degli scontri diretti per il primo posto. Pareggio a reti bianche tra Kharkiv e Breda Blik, partita forse meno interessante di tutto questo, di questa giornata. Il PSG invece cala il poker sul Real Madrid, tra l'altro in un periodo in cui il PSG è stato colpito da un evento significativo di cui magari dopo parliamo, e poi abbiamo il Barcellona che vince anche 4-0 sull'Hoffenheim, e infine la vittoria in trasferta di misura dell'Haken sul Benfica. Vediamo anche velocemente le classifiche, ecco qui quella della Juventus che è a quota 4 punti, però se non sbaglio Francesco ho sbagliato, è a 5, sì, giusto? Sì, sbagliato, vorrei fosse così ma ho sbagliato. Sarebbe meglio se fosse effettivamente a 4, in realtà sì. È a 5, mentre il Chelsea è a 7 in questo momento. D'altra parte abbiamo il PSG a punteggio pieno con il Real secondo, con però le altre due ancora ben lontane, e infine girone C e D abbiamo Barcellona e Arsenal, poi Lione Bayern con un Haken che vorrà provare a dare fastidio fino all'ultimo magari alle tedesche, vedremo un po' come andrà. A questo punto Francesco vengo da te, visto che sei tornato allo stadio dopo tantissimo tempo, e raccontaci un po' che partita hai visto. Ma allora, innanzitutto stadio purtroppo un po' vuotino, diciamo, rispetto alla partita col Chelsea, però Luca c'ha le sue teorie sul perché, freddo eccetera eccetera, però vabbè, non importa. No, per la partita là, secondo me abbiamo giocato peggio rispetto al Chelsea, ma siamo riusciti comunque a conquistare un punto che chiaramente, per come si era messa la partita, è un punto d'oro, perché a un certo punto non nego che, almeno per quanto mi riguarda, poi non so Luca, ci speravo poco, sinceramente ci credevo poco
nel pareggio. Poi è arrivato, sono stati fatti tanti errori in questa partita, anche da giocatrici da cui non te l'aspetti. Penso a Pedersen, per esempio, che comunque in queste partite è sempre una delle migliori. E, chi è entrato, di quelle entrate, penso che solo Bonfantini abbia veramente inciso per bene, ma Urtig continua un po' in questo periodo di, non lo chiamiamo, apatia calcistica, no? Un po' di mollezza che avrai sulle sue ragioni che non conosciamo. Però appunto dicevo, questo pareggio d'oro, perché con la sconfitta saremmo state sicuramente fuori, e però ora bisogna vincere giovedì, quindi se si vuole passare il turno, chiaramente. Quindi diciamo, questa è la certezza. Sì, quasi 13.000. Ecco, esatto, Luca, stavo per chiederti appunto a voi direttamente. Quasi 12.739, una cosa del genere. Ma le hai contati, Luca? Oh, l'ho letto. No, ti vedevo ogni tanto che qua facevi... No, okay. Intanto vedo che comunque è arrivato già il nostro primo ospite di questa sera, quindi lo faccio subito entrare, Luca Cavallero di Radio Bianconera. Buonasera Luca, come stai? Buonasera ragazzi, un saluto a voi, grazie per l'invito. Ciao Luca. Grazie a te per essere qui con noi, per averlo accettato. Insomma, la prima domanda è quella più banale: come ti è sembrata appunto la Juventus contro il Wolfsburg in questo pareggio con le tedesche? Ma guarda, io ho partecipato alla conferenza stampa post partito e ho sentito molto attentamente la disamina di mister Montemurro e quella di Cristiana Girelli, peraltro appunto serata magica per quanto la riguardate, in virtù della doppietta, il giorno del compleanno di Del Piero, quindi c'era anche quel senso poetico. Secondo me hanno centrato perfettamente il punto, è stata una Juventus secondo me troppo remissiva nel corso del primo tempo, si è sbagliato tanto a centrocampo, la fisicità del Wolfsburg poi era imponente, quindi una Juventus che secondo me nel primo tempo forse non meritava neanche il gol, perché poi il gol nasce anche da un errore per quanto poi riguardata una valutazione da parte di una giocatrice del Wolfsburg. Nel secondo, una Juventus che è cresciuta, però mi è sembrata una partita da pareggio, un pareggio che comunque ci poteva stare, una Juventus che sicuramente, volendo stilare un bilancio rispetto alle scorse stagioni, dimostra di poter essere in questi palcoscenici, di essere all'altezza di tutto ciò. Sicuramente per andare avanti in Champions ci va altro, io mi proietto in una circostanza in cui la Juventus se superasse il girone, in caso la Juve superasse il girone, chiaramente andare avanti sarebbe molto complicato se l'approccio alle partite è analogo a quello contro il Wolfsburg, ma anche tornando indietro alla partita contro il Chelsea, poi appunto chiudo, vi lascio la parola, la partita contro il Chelsea anche è stata emblematica di una fisicità non proprio imponente, nel senso che comunque le giocatrici si risparmiavano falli, soprattutto a centrocampo, talvolta metterci il piede, fare un fallo in più può determinare l'andamento di una partita in un singolo momento. Secondo me la Juventus Women deve crescere sotto quell'aspetto, in Europa chiaramente. C'è Giuseppe che dice, secondo me questa volta la Juve non meritava il pareggio, mentre col Chelsea sì, quindi diciamo che alla fine il punto l'ha preso con le tedesche, alla fine in questa partita e non con le inglesi, quindi alla fine a livello prestazioni ha guadagnato questo però sul campo. Però Luca, appunto, la qualificazione è ancora tutta in ballo, non è come negli altri gironi dove vediamo già due squadre che stanno volando, è una Juventus che comunque tiene vivo il girone A. Ora però ci sarà il ritorno in Germania e lì secondo te servirà per forza comunque una vittoria per cercare di passare il turno, anche perché poi appunto devi riaffrontare anche il Chelsea. Sì, perché anche dopo aver perso, cioè in buona sostanza la partita contro il Chelsea ha implicitamente rimesso in gioco le londinesi, poi c'era già il Wolfsburg, comunque il Wolfsburg è una formazione molto attrezzata da tanti anni sulla cresta dell'onda in Europa, quindi io penso di sì, che sarà una partita decisiva, staremo a vedere, io credo che la definizione che ha dato Stefano Braghin, che secondo me è molto pertinente, poi l'ha ricalcata anche Cristiano Girelli dopo la partita, è una Champions League che la Juventus sta disputando tra virgolette da matricola, ci sta, è una stagione esplorativa, ovviamente però quando sei in campo le partite le vuoi vincere, è logico. A me il Wolfsburg è sembrato una squadra più esperta, cioè nel senso la Juventus aveva le carte in regola di poterlo battere, perché poi nel secondo tempo a livello caratteriale è stata una Juventus diversa, però mi è sembrata una squadra più esperta in alcune letture, in alcune singole situazioni. Poi è chiaro, cioè da un punto di vista tattico Montemurro l'aveva preparato in un certo modo, l'aveva anche detta, aveva alzato Caruso, voleva fare un certo tipo di partita, poi ha fatto entrare la Urtig perché voleva confidare, no, nel calo del Wolfsburg, e ci stava, perché poi anche studio, pretattica, vedremo, secondo me sarà una partita diversa lì in Germania.
Luca, vengo da te un po' per un tuo parere, un po' anche tu se vuoi chiedere qualcosa all'altro buon Luca riguardo il match appunto della Juventus. Allora, per quanto mi riguarda, nel senso da co considerazioni, io l'ho detto, secondo me è stato un primo tempo e do ragionissima a Luca, molto, con una squadra molto remissiva e poi soprattutto che ha fatto tantissimi errori tecnici a centrocampo, infatti tantissime occasioni del Volvo sono nate da giocate sbagliate proprio delle giocatrici della Juve, quindi neanche da grandi azioni delle tedesche. Poi in realtà nel secondo tempo, secondo me, nel momento migliore della Juve ha preso gol. Poi il gol come è arrivato, possiamo parlarne perché lì probabilmente anche mezzo fuori gioco, quindi un po' da discutere. Detto questo, poi dopo il gol, secondo me la squadra ha preso abbastanza paura e il pareggio è arrivato quasi per una giocata isolata di Staskova, che ha fatto una grande giocata da attaccante lì perché ha protetto palla, poi l'ha messa in mezzo e ha trovato Girelli da sola. No, io volevo chiedere a Luca se secondo lui la giocata, cioè il fattore di mettere Caruso più avanzata, era considerata, diciamo, una cosa un po' più difensiva all'inizio, cioè nel senso dare meno comunque punti di riferimento alle tedesche, oppure diciamo che era stato fatto per cercare di sfruttare gli inserimenti suoi dal centrocampo? Guarda, io ho molto apprezzato perché ti rispondo esplicitamente alla domanda partendo da una considerazione, nel senso che Bonansea è un attaccante che il corpo a corpo l'accetta, fa la spizzata, accetta, scusatemi per il gergo da bar, di prendere botte, perché comunque ne prende molte anche in campionato, e Caruso sotto questo aspetto poteva per certi aspetti girarli intorno, creare qualche varco per Girelli. Caruso, che secondo me era un'arma importante per Montemurro, tra l'altro io ho assistito anche ai 15 minuti di rifinitura, si è allenata parte dei primi 15 minuti, perché poi magari per tutto l'allenamento noi abbiamo assistito ai 15 minuti, però l'ha fatta lavorare diversamente perché poi lei aveva questo problema di crampi dopo la Sampdoria, quindi voleva proprio che fosse in forma smaiante, proprio per fare questo tipo di lavoro, per creare varchi, secondo me a Girelli con Bonansea che di fatto quando si abbassava lasciava spazio tanto a Girelli da un lato quanto a Caruso eventualmente di inserirsi dopo appunto questo svariare, creando anche delle voragini per quanto appunto riguardava la difesa del Wolfsburg. Difesa del Wolfsburg che secondo me poteva far meglio. Dopodiché condivido quello che è stato detto, ossia del gol del Wolfsburg paradossalmente nel momento migliore della Juventus nel secondo tempo. Anche a me sembrava fuori gioco, ero allo stadio, ho guardato attentamente nel monitor, ho dovuto rivedere il replay su DAZN. C'era Lundorf che probabilmente a livello di linea non ha fatto un movimento impeccabile, però in ogni caso, cioè, devi anche lavorare sui dettagli quando sei in campo europeo. Cioè, voi pensate alla variazione adesso, con tutto il rispetto per la Lazio, che peraltro, appunto, visto che avete fatto un'intervista recentemente, con tutto il rispetto per la Lazio, però con la Lazio è una determinata partita, con il Wolfsburg in Europa tutta un'altra, cioè l'attenzione deve essere meticolosa, studiata sui minimi dettagli e chiaramente a livello esplorativo è una Juventus che sta facendo molto bene. Vedremo, vedremo. Io confido tanto nella partita in terra tedesca, perché secondo me quella sarà decisiva, anche in quella a Londra contro il Chelsea. Credo che quando appunto si arriverà a giocare Juventus e Servetta d'Alessandria sapremo già tutto, cioè a livello definito, su quello che dovrà fare in futuro, sul cammino europeo della Juventus Women, questo sì. Io posso solo chiedere una cosa velocissima. Secondo te, Luca, Prego. i ritmi della Serie A femminile non sono penalizzanti per la Juve in Europa? Fisicamente sì, a livello di preparazione tattica ci sono squadre molto attrezzate, no? Per esempio la Sampdoria, da un punto di vista difensivo, secondo me ha giocato molto bene contro la Juventus venerdì scorso, cioè a me è molto piaciuto l'atteggiamento difensivo coraggioso da parte della Sampdoria, una squadra giovane con un ottimo allenatore esperto che è Cincotta, che l'ha impostata così e peraltro appunto poteva anche concretamente portarlo a casa al pareggio, per cui da un punto di vista tattico è cresciuta molto la Serie A femminile.
incredibile. Da un punto di vista della fisicità, probabilmente ancora qualche differenza c'è, però io credo che una giocatrice diventi esperta all'estero al momento, cioè andando all'estero in campionati che sono molto più attrezzati, sono più avanti di noi in alcuni paesi, sappiamo che ci sono degli investimenti specifici, quindi è tutto, non dico che è un altro sport, però comunque giocare certe partite è un'abitudine, per cui appunto secondo me a livello europeo, a livello fisico c'è ancora un leggero gap da colmare, però credo che la Juve abbia in testa l'obiettivo di fare quello step. Francesco, prima appunto stavo venendo a te perché tu prima hai detto la tua sulla partita, ma non hai avuto il tempo di fare la tua domanda a Luca, toglierti qualche curiosità, perché era arrivato dopo. Sì, no, allora in realtà due domande, una abbastanza rapida. Ti volevo chiedere, Luca, secondo te quanto e cosa manca alla Juve per arrivare addirittura a vincere queste partite? Perché io penso che, o viceversa, magari pareggiare quella col Chelsea, che equivale a una vittoria col Wolfsburg probabilmente. Cioè, a me sembra veramente che siamo arrivati su un piano in cui mancano solo i dettagli. Ma guarda, probabilmente da un punto di vista tattico a me sembra che la Juventus ci sia, perché comunque Montemurro sa come si preparano certe partite. Dal punto di vista della personalità, secondo me ci si può ancora lavorare leggermente, nel senso che io credo che a livello difensivo Gama e Salvai hanno disputato un'ottima partita, a centrocampo qualche duello si è perso, forse sai Sophie Pedersen, che è una calciatrice comunque molto consolidata in questo scacchiere, poi lei, non dico che è un attenuante, però la preparazione non l'ha praticamente fatta, ha avuto quell'infortunio, inevitabilmente poi sono ripercussioni che hai quando giochi certe partite ad elevati ritmi, no? Però ecco, a centrocampo secondo me ci va qualcosa in più, bisogna migliorare forse nella gestione della palla sotto pressione, bisogna commettere meno errori tecnici, però io credo che da un punto di vista tattico sia una Juventus che stia crescendo molto, ma la stessa Girelli l'ha sottolineato, tutte quante le calciatrici lo sottolineano, adesso si difende di reparto, la fase difensiva coinvolge tutta quanta la squadra, lo sviluppo offensivo viene fatto in un certo modo, quindi io credo che siano tutti elementi positivi, acqua che la Juventus sta tirando al proprio mulino e penso che comunque ci arriverà, sono ottimista sotto questo aspetto. Poi un'altra cosa volevo chiedere invece, sia relativamente al campionato che poi anche alla partita di Champions l'altro giorno, Urtig sta deludendo secondo te, e più che altro a fine anno potrebbero essere fatti dei ragionamenti su di lei? Può essere, diciamo che Montemurro l'ha sempre schierata, io mi aspettavo la mettesse anche titolare martedì, così non è stato, questa mossa comprensibile, quella appunto che si è studiato di utilizzare la partita in corso, è una mossa secondo me che è stata rispettabile, poi l'ingresso della Urtig è stato un po' appannato, passatemi il termine, però ci stava da un punto di vista della pretattica prepararla così, credo che sì, possa fare di più, anche perché in attacco la Juventus ha tanta qualità, c'è Girelli, c'è Bonanzé. Tra l'altro Girelli sta segnando, nel senso che segna gol importanti in Champions League, lei stessa l'ha sottolineato, il feeling con il gol poi alla fine aiuta, al di là delle risposte di circostanza, pagherei per segnare sempre in Champions a discapito del campionato, agli attaccanti serve segnare, chiaramente quando hai un feeling con il gol importante puoi soltanto ripartire su una scia sicuramente importante, e credo che sotto questo aspetto Urtig, che è una giocatrice offensiva perché lei è un'attaccante esterna di ruolo, possa anche gradualmente rifiatare o essere impiegata in maniera differente a seconda di alcune situazioni che può studiare Montemurro, che per me sta aspettando Bonfantini, perché Bonfantini è una calciatrice molto giovane, ma a me ricorda, adesso aspetta, magari la metto giù male, però penso che comunque Bonanzé alla sua età stesse cercando di fare un percorso analogo, lei guarda come riferimento a Bonanzé, sicuramente non diventi Barbara Bonanzé dall'oggi al domani, però se segue certi consigli, se segue bene mister Montemurro, secondo me gradualmente può prendersela la Juventus in mano. Molti, sai, dicono, ma perché col senno di poi non si è presa Gliona, no, la Juventus ha preferito andare dalla Roma a prendere Bonfantini, eccetera. Sono scelte che la Juve ha fatto, sono valutazioni accurate, Montemurro lo stesso l'aveva detto dopo la partita contro il Napoli, no, ho visto dei video di questa calciatrice, no, prima del Chelsea, perché gliel'avevo chiesto prima del Chelsea, prima del Chelsea aveva detto, ho visto dei video di questa calciatrice e calcisticamente mi sono innamorato, quindi si fida molto di questa giocatrice e io credo la stia aspettando. Da
qui alla fine della stagione magari potremo vedere un feeling con il gol più importante da parte di Bonfantini, che sin qui è vero ha reso sotto la media, però a livello di impatto secondo me con il Wolfsburg, ripetiamo, con il Wolfsburg vale doppio perché Champions League, perché si ha lo stadium, per tutti i motivi tra virgolette retorici che si vuole mettere, però sicuramente come entrata con il Wolfsburg ti ha lasciato intendere che un piccolo passetto in avanti lo ha fatto. Pino, a questo punto manchi solo tu per dare un po' anche il tuo commento a questo match. Ma mi è rimasto poco da commentare. Io commento che il Wolfsburg ha perso 4 punti negli ultimi 2 minuti. 2 con la Juve e 2 con Chelsea. Dopodiché non sono d'accordo su alcune cose che ho sentito. Secondo me il Wolfsburg è favorito con la Juventus. Meritava la vittoria. Appunto c'è stata una grave distrazione perché a un minuto dalla fine scusate sono raffreddato, non puoi lasciare sei l'unico Patrice come Girelli a un metro dalla porta da sola. E per il resto credo che il processo di crescita vada avanti, perché comunque sia queste sono grandi esperienze delle ragazze, e su quello che avete detto io reputo il campionato italiano esattamente come nel maschile, poco allenante per le squadre che hanno delle ambizioni in Champions League, e la Juventus è vittima di se stessa in queste due situazioni, insomma, perché è chiaro che tu provi delle cose tattiche e spesso e volentieri ti riescono in campionato perché si gioca a un ritmo più basso e hai delle avversarie mediamente più deboli. Io ho visto il Wolfsburg partire diverse volte anche in superiorità numerica in ripartenza, diciamo, io preferisco la parola contropiede, e non chiudere l'azione, altrimenti forse il risultato sarebbe stato diverso. Questo alla Juventus in campionato praticamente non succede mai, perché c'ha un tipo di avversarie tutte dalla seconda all'ultima che insomma lasciano a desiderare se noi prendiamo il livello europeo medio, e non mi riferisco solamente alle grandi scuole, anche a scuole un pochino più diciamo periferiche, ma che hanno un tasso tecnico e agonistico, penso per esempio alle scuole della Repubblica Ceca che mediamente sono delle buone squadre. La partita secondo me è proibitiva a casa loro, però certamente la palla è rotonda, tutto può succedere, però insomma io credo che la società deve essere soddisfatta di quello che stanno facendo in Europa, perché comunque è un percorso, seppur lento, di crescita. Credo che vanno eliminate diverse calciatrici italiane. Se, come credo, cambierà il regolamento con l'arrivo del professionismo, sicuramente la Juventus prenderà le opportune mosse, farà le opportune mosse per schierare una squadra un pochino più competitiva. Luca, io prima di lasciarti andare, dopo aver visto più approfonditamente il match della Juventus in Champions League, ti vorrei chiedere comunque anche un parere sulle bianconere in campionato. Finora la stagione sta andando avanti come è finita l'anno scorso, solo vittorie su vittorie, quindi voglio chiederti un po' anche un commento della stagione appunto in Serie A, visto che adesso ne abbiamo anche citata delle ragazze di Montemurro. Ma guarda, io sono rimasto molto colpito da alcune dichiarazioni che ha rilasciato Martina Rosucci a margine, no, di una partita, di nuovo. Lei ha detto: stiamo diventando giocatrici pensanti. Cioè una Juventus che sta cercando di migliorare la qualità del gioco. Io da questo schema ovviamente tolgo la partita contro la Sampdoria, che si è difesa molto bene, davvero. Cioè è stata una partita molto importante a livello di intensità, anche a riprova del fatto che sia un campionato, torno sul concetto di prima, che da un punto di vista tattico sta gradualmente crescendo. Però diciamo che sono calciatrici che si stanno abituando a un tipo di gioco più liquido. Vediamo per esempio Boattin più alta, che talvolta appunto in linea con le attaccanti. Vediamo movimenti che le scorse stagioni non notavamo. Vediamo una valorizzazione delle singole molto più importante. La Juventus che si prende anche dei rischi.
Poi è vero, magari il campionato italiano non spiccherà per estrema qualità, in Europa ci saranno squadre sicuramente più competitive, però a me quello che colpisce è proprio l'interpretazione di certe partite, cioè non si punta a vincere e a fare valanghe di gol in maniera casuale, c'è una logica dietro tutto questo, la Juventus difende più alta, accetta l'uno contro uno, è una Juventus che se si vanno a vedere i dati mantiene di più il possesso palla, è una Juventus che sta giocando bene, che gradualmente potrebbe inserire varie giovani. E secondo me non era così scontato l'inserimento di Lenzini che a cavallo tra Verona e Napoli ha giocato titolare, cioè della serie che sostituire Saragama non è semplice. Lenzini ha fatto un percorso importante, questo bisogna riconoscerlo, perché lei ha fatto quello step Sassuolo doveroso, perché poi non è che fai la primavera della Juventus, magari parafrasiamo un po' Massimiliano Allegri, no? Per certi aspetti andando a citare il maschile, no? Sui giovani, io non condivido neanche una parola su quello, però se andiamo comunque a prendere per vere le sue parole, non è che fai il salto primavera, prima squadra d'amblè. A me ha stupito molto a livello di impatto e credo che possa essere una stagione interessante sotto questo aspetto. Vedremo anche la Giordano, secondo me una giocatrice interessante, anche se a sinistra Nilden ha sostituito molto bene Boattin, ma magari appunto potrebbe essere valorizzata. Ci sono tante calciatrici in prestito. Secondo me è un bel progetto, ben avviato e credo che Montemurro possa aprire un ciclo interessante. Staremo a vedere se darà i suoi frutti anche in campo europeo. Assolutamente, Luca, guarda, grazie mille davvero per essere A stato qui voi, con a voi. noi. È stato fantastico sentirti parlare comunque di mondo Juve e quindi a questo punto, chissà, magari ci rivedremo presto sempre qui su Calcio Family Live, sempre per Quando vuoi. commentare una gara delle bianconere. Grazie ancora e buona serata. Anche a voi, grazie e complimenti. Grazie Ciao Luca, buona Luca. serata. Ciao, ciao. Va via Luca, ma qui abbiamo subito una, non un ospite, una delle nostre opinioniste più care e più presenti, la buona Denise Civitella di Stella in Campo. Denise, ci hai detto che venivi più tardi, alla fine sei riuscita a correre apposta per collegarti da noi. Hai visto? Sì, più veloce della luce. Buonasera a tutti. Ciao Ciao Denise, ciao. ragazzi. Ma perché calcio femminile live è così? Tutti vogliono esserci, quindi. Tu, non Sì. volevo perdermi altri minuti. Esatto. Guarda, Denise, abbiamo già parlato un po' di Champions, sei arrivata perfetta in orario per la Serie A, perché comunque adesso sì, l'Europa, però c'è un campionato tutto da vivere e quindi adesso andiamo anche subito a leggere i risultati dello scorso weekend, ce li andiamo un attimo a recuperare con la vittoria della Juventus di misura sulla Sampdoria, l'Inter ha battuto 3-2 la Fiorentina, il gol dell'ex Bonetti, poi Brustia in extremis. La Lazio cade ancora una volta, 4-3 con il Napoli, Goldoni super protagonista, la decide poi Porcarelli nel recupero. La Roma 5-1 sull'Hellas, dilaga sulle gialloblu e poi Sassuolo che vince 4-2 sul Pomigliano, dopo essere andati 2-0 si fa recuperare e poi ci pensano Dubkova e Cantore a portare a casa i 3 punti. Infine un Milan con ancora Bocchete in tribuna, è una Giacinti che parte dalla panchina, ma poi subentra e la decide 1-0 appunto per le rossonere. Vediamo anche la classifica con la Juventus primissima al comando, 24 punti, segue il Sassuolo a 21, il Milan 19, la Roma 16, l'Inter a 15, poi vediamo una Sampdoria, un Pomigliano a 10, una Fiorentina a 9, l'Empoli e Napoli a 7 punti, e poi abbiamo l'Hellas Verona 1 e la Lazio ancora 0. In fondo alla classifica della Serie A, vediamo anche il programma però della nona giornata che forse non ci regala un vero e proprio big match a parte Roma-Fiorentina, come potete ben vedere dalla nostra fantastica grafica del buon Francesco, però poi abbiamo partite non particolarmente d'alta classifica, abbiamo Juventus-Lazio, quindi le due opposte, prima contro ultima. Partita comunque interessante per lo scontro salvezza tra Empoli e Sampdoria, mentre Napoli ospiterà il Sassuolo e proverà a dargli fastidio. Il Milan pure vola in campagna per affrontare il Pomigliano e infine l'Inter ospiterà l'Hellas Verona. Francesco, vengo da te, visto che sei qui alla mia destra, per iniziare un po' a commentare comunque questa nona giornata di Serie A femminile, insomma. Una Juventus che adesso affronterà le ultime in classifica. C'è ben poco da dire, forse, da cosa aspettarci da questa partita. Ma guarda, io quando ho preparato la scaletta ho messo appositamente pochi minuti su questa partita. Uno perché di Juve-Samp avevamo già parlato settimana scorsa, perché c'era giocata proprio di venerdì.
Su questa partita con la Lazio obiettivamente c'è poco da dire perché oggettivamente, potenzialmente, è la partita sulla carta più semplice per la Juve. Poi può andare come può andare. La Lazio ha dato buoni segnali contro il Napoli, ma continua a non fare punti e poi sono quelli che ti permettono di salvarti. Però appunto vedremo, c'è una Visentin in rampa di lancio e appunto vedremo domani se metterà in difficoltà la difesa della Juve, che si trova tra le due partite di Champions, quindi sarà sicuramente magari un po' distratta, chissà. Pino, vengo anche da te per commentare magari anche comunque il 4-3, una Lazio che ci ha sperato fino all'ultimo di prendere il primo punticino, alla fine il Napoli si è portato a casa una vittoria importantissima. Assolutamente, ma Napoli forse la doveva chiudere prima, aveva avuto diverse opportunità. Uno dei due rigori dati contro il Napoli sono abbastanza discutibili, vedendo il metro che normalmente viene utilizzato nella femminile. La Lazio è quella, cioè, secondo me sta facendo quello che possono fare, insomma. Quella rosa che ha a disposizione, non ci si inventa nulla, ecco. Puoi passare da Morace a Catini, ma insomma, le cervici sono quelle di Catini. La Juve non è che sarà distratta, non deve sbagliare strada al pullman da un'altra parte, cioè, l'unica opportunità è quella, ecco. Andiamo avanti. Napoli che appunto Diniz vince con la Lazio, sale a 7 punti insieme all'Empoli, ma adesso affronterà comunque il Sassuolo di Piovani che ha vinto 4-2 sul Pomigliano, non con qualche rischio. Il Pomigliano comunque ha dimostrato per l'ennesima volta di essere una squadra solida, poi comunque la qualità tecnica del Sassuolo è venuta fuori. Questo Napoli-Sassuolo, che cosa ti aspetti? Comunque potrebbe arrivare un colpaccio del Napoli o il Sassuolo riuscire a portarsi a casa i 3 punti? Ma sicuramente il Napoli adesso è sull'onda dell'entusiasmo per la vittoria contro la Lazio, anche se è arrivata all'ultimo secondo, comunque sono punti salvezza importanti. Non penso che riuscirà a strappare una vittoria contro il Sassuolo, perché ad oggi la vedo una squadra molto solida, il Sassuolo, che gioca sempre un bel calcio. Quindi se dovessi fare un pronostico è sicuramente a favore del Sassuolo. Però la palla è rotonda, lo sappiamo, mai dire mai. Assolutamente, tra l'altro io prima ho messo la live, lo vedete qui sotto, il risultato dell'Italia che purtroppo sta perdendo con la Svizzera Stavo 1-0, guardando. quindi vi dico Si è mangiato un gol Barella, si è mangiato un gol Barella. No. spegnete i televisori e venite a seguire noi, lasciate Sicuramente uno spettacolo direttamente. migliore, dai, offriamo. E insomma, poi ti teniamo appunto aggiornati su comunque gli azzurri, sperando che riescano a recuperare e ribaltare questa gara. Luca, vengo da te sempre un attimo. Sassuolo Pomigliano è un Pomigliano che perde, però sempre in gara sotto di 2 gol. Comunque ha la cazzimma, no? Per riuscire a pareggiarla. E quindi, però, vabbè, alla fine il livello tecnico-tattico lo sappiamo com'è appunto il Sassuolo di Piovani. Sì, io l'ho vista tutta la partita. Devo dire che mi ha impressionato molto di più il Pomigliano che il Sassuolo, nel senso che ho visto un Pomigliano che se l'è giocata, cioè poteva venire a difendersi, invece se l'è giocata. E poi in realtà, dopo il 2-2, l'impressione era più che potesse fare gol il Pomigliano che il Sassuolo. Infatti il gol del 3-2 è un rigore che è una sciocchezza di un difensore del Pomigliano, perché il giocatore la giocatrice del Sassuolo non andava da nessuna parte. Lei ha voluto per forza intervenire e ha fatto rigore. Il 4-2 è una meraviglia di Cantore, perché ha visto il portiere fuori, ha fatto un gol strepitoso, ma devo dire che ho visto il Sassuolo un po', come dire, un po' meno incisivo rispetto alle settimane scorse, e un Pomigliano che invece mi sembra che stia crescendo, cioè anche se ha perso la gara, però secondo me devono essere contente, perché comunque devono avere la consapevolezza che giocando così potranno fare punti anche in partite un po' più complicate. Già questa settimana col Milan
Non è una partita così semplice per il Milan, soprattutto per il Milan di questo periodo. Infatti c'è proprio il Pomigliano. buon Emanuele che ha scritto attenzione al Pomigliano contro il Milan. Scusa, Denise, stavi dicendo? È il Pomigliano è una squadra molto grintosa e quindi attenzione, sono d'accordo con Luca, attenzione a Pomigliano-Milan. Francesco, tu sei dello stesso parere perché appunto il Pomigliano ospiterà proprio le rossonere questo weekend, rossonere che stanno arrivando risultati di misura, ma i problemi sembrano comunque dal punto di vista del gioco e anche gli spogliatoi ormai sono evidenti a tutti. Sì, Ma allora, ci sono un'ottima problemi di cosa. spogliatoio, almeno. Ah, dici, non me ne sono accorto. Io non ho letto nessuno a Napoli problemi di spogliatoio. Do Devo questa notizia in andare esclusiva, nel Milan ci sono problemi di spogliatoio. a telefonare. Esclusiva CF Esclusiva Live. CF Live, nessuno l'aveva ancora intuito, lo diciamo noi qui in diretta. No, innanzitutto una cosa, voglio dire solo una parola su Sassuolo. Secondo me queste partite del Sassuolo insieme a quella con l'Empoli dimostrano che il Sassuolo è diventato una grande squadra. Esatto, gioca male e vince. Bravo, perché questo è quello che fanno le grandi squadre. Cioè non lo vedo come una cosa, oddio, il Sassuolo inizia a scricchiolare adesso, no? Io lo vedo anzi come una cosa per le rivali del Sassuolo preoccupante, non tanto per il Sassuolo. Quindi questo. Per quanto riguarda il Pomigliano, guarda, sono d'accordo con quello che ha detto Denise. È nella dimostrazione del Allora, fatto che sì, abbiamo pareggiato, scusa, ma ma non si sa se è valido. Quindi, ok, ah, ok. allora Vabbè, dovrebbe aspetto di aver segnato Di aggiornare. Lorenzo. Fuori gioco da almeno due italiani. Ok, Vai dicevo, Francesco, nel caso sì, in riteniamo caso aggiornati ditemelo, comunque. esatto. No, dicevo quello che ha detto Denise. Io riflettevo l'altro giorno sulla situazione, sul confronto Pomigliano-Hellas Verona. Ok. Premesso che va bene, diciamo che il Pomigliano ha una squadra più forte, una rosa più forte dell'Hellas Verona, ma ha veramente una rosa così più forte da avere 9 punti di vantaggio sull'Hellas Verona? Io credo di no. Quello fa capire che poi quello che va a determinare queste cose è l'atteggiamento, l'allenatore, La la società. grinta di determinata società, anche determinazione di certe giocatrici. Pomigliano, secondo me, sarà la partita su cui riporre più attenzione, quella contro il Milan di questa giornata. Perché, per esempio, boh, da Roma-Fiorentina non è che mi aspetti chissà che cosa. E quindi quella, secondo me, è la partita più in bilico. Poi, beh, interessante anche Empoli-Samp in realtà, perché comunque è una lotta salvezza. Però il Milan in questo momento, vediamo se ora incontrando una squadra come il Pomigliano riuscirà a, come dire, vincere facendo il minimo indispensabile. Poi il Milan c'è tutti i problemi che sappiamo, cioè che non sappiamo in 1-1, realtà. 1-1, Ufficiale? Perfetto. confermato. Ci sono tutti i problemi che non sappiamo, cioè che sappiamo ma non sappiamo, quindi vedremo. Tanto appunto, abbiamo aggiornato anche la nostra grafica qui che scorre, mentre anche Ah, Ema ci dice le ultime news della settimana, problemi in casa Milan. appunto Vino, abbiamo detto vince di nuovo il Milan, però di misura deve subentrare Giacinti, un gol comunque arrivato un po' così anche, quindi si può insomma è dire che il un portiere ha fatto una papera o mi becco una denuncia? No, si deve dire, si deve dire. Diciamolo, No, perché poi in questo diciamolo. ambiente, diciamo, in cui non si può fare una valutazione diretta, un No, po' si tipo la deve scuola, mi sembra, no? Che sono tutti bravi, quindi no, ha fatto una papera, diciamolo. dire. Sì. Cioè, non te perdona, così come Girelli in Coppa l'altra sera, sono ragazze che non te perdonano. Però io penso che il Milan esce indenne sicuramente da Pomigliano, forse pure quei 3 punti. Questo è il pensiero mio. Milan che comunque appunto tanti problemi ha zitto zitto comunque a 19 punti, 2 in meno del Sassuolo, con però ancora da giocare gli scontri con Inter e Juventus di cui parleremo poi nelle prossime dirette, quindi vi invitiamo assolutamente a iscrivervi al canale per rimanere aggiornati così quando ci sarà il momento sarete pronti per parlarne. Empoli che appunto esce con 0 punti alla partita con il Milan, Denise. E adesso affronterà la Sampdoria. Vengo da te su questo match. Se la Sampdoria vince, vola 15 punti. Cosa succede se vince la Sampdoria? Beh, se dovesse vincere la Samp, potrebbero cambiare un po' gli obiettivi stagionali. Sicuramente
La Samp sta mostrando un ottimo gioco non solo in fase offensiva, ma anche in fase difensiva, perché la partita contro la Juve è stata a senso unico a favore delle bianconere. Però non dimentichiamo che la Sampdoria si è difesa molto, molto bene. Spinelli ha fatto una gara eccezionale, secondo me. E per poco non ci è scappato il pareggio con Bargi all'ultimo secondo. Quindi Empoli-Sampdoria può essere una partita, un crocevia per la squadra di Cincotta, dove magari con un 3 punti potrebbero cambiare gli obiettivi stagionali, chissà. Comunque attenzione all'Empoli, perché secondo me è una squadra che gioca molto molto bene, una squadra molto tosta da affrontare, se non ricordo male aveva messo in seria difficoltà anche la Juventus, e quindi insomma non sarà una partita facile. Ma anche il Sassuolo ha messo in difficoltà. Anche il Sassuolo, assolutamente. Da 3-0 a 3-2 traversa all'ultimo Cioè, minuto del è una squadra, recupero. Gioca. l'Empoli, che gioca, fa il suo gioco, non attende le altre squadre. Se la gioca senza niente da perdere. Quindi a me questa cosa piace moltissimo dell'Empoli. Specialmente per una squadra che insomma non ha delle Sì. mire, voglio dire, no, degli obiettivi abbastanza limitati, però ha il coraggio di giocarsi le partite, questo Assolutamente. ma l'unico problema positivo. dell'Empoli forse è ma pecca un po' di concretezza in Davanti, attacco e continuo. secondo me non ha dei cambi in panchina che ti possono risolvere un po', perché col Milan a un certo punto a me si è visto che magari con almeno un cambio, non dico di livello, ma comunque al pari, diciamo, di una delle loro titolari, magari potevano anche riuscire a pareggiarla. Sono entrate alla fine Monterubiano e Tamburini, che erano le uniche praticamente che potevano entrare a fare qualcosa. Qualcosina hanno fatto, però ripeto. Però l'attacco è il problema. Secondo me è anche un nome l'attacco: il problema dell'attacco che è Bragonzi. Se si sveglia, l'Empoli può iniziare a volare, cioè volare ovviamente per i parametri dell'Empoli. Tra l'altro, Nise, hai fatto bene a sottolineare comunque la difesa della Sampdoria, perché guardando anche un po' le statistiche con le competitor per la lotta a salvezza, Sampdoria ha subito 9 gol e altri vanno dai 14 fino ai 28 della Lazio, quindi dimostra che sicuramente una buona difesa è decisiva in questa lotta a salvezza di quest'anno. Luca, vengo anche da te per quest'Empoli, ne abbiamo già parlato, voglio anche un tuo parere. Comunque, un Empoli che comunque in questo momento ha gli stessi punti del Napoli. Quindi ho fatto la domanda a Nils se vince la Sampdoria, però se, per l'Empoli poi sarebbe ancora più importante in questo momento, vista la situazione in classifica. Io faccio la voce contraria agli altri. Bravo l'Empoli, benissimo, gioca sempre per fare il risultato, però 7 punti. Occhio, perché poi se si perde con la Samp o se si pareggia, comincia a diventare difficile la situazione, perché poi diciamo sempre che ok, va bene tutto, ma allora togliamo che 2 posti per la retrocessione Sono già quasi assegnati. certamente ce li siamo giocati. Ma il terzo è, non dico che sia quasi sicuro, ma è quasi, sembra adesso come adesso, sembra in gioco tra l'Empoli e il Napoli. Cioè, Solo non c'è loro? altri. Sono loro, dice Luca. Sono d'accordo, sì. Beh, Ad allora, oggi guarda 2 punti sopra. sì, ho capito, sì, vabbè, ho capito. Però quella là Scherzo. io, No, scherzo, scherzo. Poi però mi dico in vorrei parlare generale, della Fiorentina, se anche il posso. Pomigliano, se vogliamo, ha 3 punti sopra, però secondo me, da come le vedo giocare, cioè c'è proprio un mondo di differenza. Sì, Poi sì. ciò non vuol dire che possano cambiare le cose, però attualmente gli equilibri sono quelli. Occhio perché l'Empoli, se poi entri in una spirale in cui non riesci a fare risultati, lì poi comincia a essere complicata la situazione. Quindi occhio, le potenzialità ci Tanto sono, vedremo. Tra l'altro, dopo la Sampdoria, l'Empoli affronterà il Napoli, quindi un'altra gara che è di Quindi scontro diretto, e quindi anche lui ha ragione. in quella giornata c'è anche sarà molto Lazio-Verona. interessante. C'è anche Lazio-Verona che, secondo me, se devo fare un pronostico, Parenti perdono obliqui. entrambe. Oltre a Perdono Juve, è entrambe. vero. Oltre a Juve Sassuolo. Perdono entrambe. Bella quella, oltre a Juve Sassuolo pure in quella giornata. Sì. Juve Sassuolo, Milan Inter e il Sampdoria derby. Roma. Le ultime due Bella giornate sono giornatina, dai. davvero di Una bella fuoco. E giornatina, è la penultima, devo dire.
Come Hanno messo questa che forse è un po' più tranquilla apposta per farci un attimo prendere un po' di fiato per poi il finale di questo girone d'andata. Luca, se l'Empoli, anzi Francesco, se l'Empoli no, magari rischia un attimo con questi 7 punti, che non si sa mai, c'è cioè comunque una Fiorentina a 9, che ne ha soli due in più in questo momento della zona retrocessione. E alla scorsa giornata, appunto, ha perso contro l'Inter in extremis quando alla fine l'Inter comunque il primo tempo era suo in campo. Questa Fiorentina, come vedi, Francesco? Anche lei rischia comunque un attimo di finire in un circolo vizioso. No, ovviamente prima stavo scherzando, cioè nel senso al di là di questioni di punti, perché la Fiorentina poi si ritrova lì oggettivamente, però di pensare che possa lottare per la salvezza, cioè, voglio dire, mi auguro veramente di no, perché sarebbe molto grave. Ma io un consiglio a Panico che posso dare se di giocare in 10 dall'inizio la prossima partita, perché a quanto pare giocano meglio. E la partita con l'Inter è stata stranissima, una di quelle che sono riuscito a vedermi tutta. Primo tempo, dominio dell'Inter, ma anche per grandi demeriti della Fiorentina. Poi nel secondo tempo non si sa che cosa è successo. Forse l'Inter ha sottovalutato il secondo tempo, pensava di aver già acquisito il risultato, non lo so. Fatto sta che la Fiorentina dal canto suo poi ha iniziato anche a uscire, ha fatto praticamente 5-6 azioni identiche, con due gol di Sabatino sul primo. Il primo errore di Durante di quest'anno, però prima o poi doveva capitare. Decisivo, diciamo. Abbiamo perso un attimo Ti Francesco, aspettavo con possiamo. Infatti mi pareva fosse rimasto con quell'espressione lì, ho detto, no, sembra difficile. Molto, molto confusa con la vita. No, comunque, io. Ah, Ecco. ok, No, dico, è Eccolo qui. tornato. Eccolo. Eccomi. E nulla, e poi appunto è riuscita anche lì, non si sa bene come, comunque a vincere questa partita. Però la Fiorentina, ripeto, secondo me ci sono anche dei gravi errori nella formazione, perché poi quando senti Panico la risolve con i cambi, io la dico sempre, sì, ok, però quando un allenatore la risolve con i cambi, facciamoci un attimo una domanda, ma è l'allenatore che la risolve con i cambi o è perché ha sbagliato la formazione all'inizio? Perché è chiaro che se tu tieni tutte le più forti fuori, poi sai, le metti in campo, grazie che la risolvi con i cambi, così pure io lo posso fare. Quindi bisogna fare anche della valutazione su quello. Pino, ovviamente vengo anche da te per Fiorentina Inter. Ma diciamo che il percorso dell'Inter è lento. Sta migliorando, però c'ha delle ricadute, perché vi posso assicurare che il gol è completamente fuori contesto dell'inerzia tattica della partita, e preso quel gol assurdo dove il portiere esce, non deve mai uscire quando sta intervenendo con una compagna, le ha fatte fuori tutte e due, perché la Sabatino ha messo la palla dentro. A partire da quell'errore la squadra è crollata psicologicamente. Forse la coach stavolta aspettava 5 minuti in più per fare delle sostituzioni, perché a centrocampo siamo proprio fermate tutte, ma io credo che la vittoria è meritata sulla scorta del fatto che le due squadre non erano equilibrate. Cioè, al primo tempo la Fiorentina a destra giocava a 10. Secondo tempo è entrata Monnecchi, Monnecchi ha creato problemi come era prevedibile. Allora tu Monnecchi non me la fai giocare, Neto che gioca in altro sport non me la fai giocare, c'è una sorta di Baldi. turnover ministeriale dove devono giocare 5 minuti tutte, cioè Come tutti al torneo stanno rionale. 5-6 calciatrici, giocatrici di calcio, poi ci stanno dei ragazze che corrono dietro al pallone, ma gioca a calcio è un'altra cosa. Questa è un'opinione mia. Quindi io a Fiorentina, se non cambiano i problemi che secondo me ci sono più del Milan nello spogliatoio, io credo che la Fiorentina è coinvolta fino alla fine a stare nei bassi fondi. Non dico a lottare, però a stare in quelle posizioni lì. Intanto siamo all'intervallo, giusto, Luca, di Italia-Svizzera. Siamo sull'1-1 dopo i primi
45 minuti, speriamo bene anche per la ripresa. E Pino, rimango un attimo da te perché adesso l'Inter comunque affronterà l'Hellas Verona. Possiamo fare un discorso simile a Juventus-Lazio, secondo te, o comunque... No, perché la Juventus è una cosa e le altre squadre sono un'altra. L'Inter deve giocare concentrata. Firenze credo che gli abbia insegnato che anche le partite vinte finché l'arbitro non fischia 3 volte non sono vinte, quindi non puoi pensare di aver vinto una partita a 50 minuti dalla fine. E quindi col Verona devono giocare 3-4, ti fermi, no, 2-0, pensi di aver vinto la partita. Questo è il concetto. Chiaramente ci stanno delle difficoltà e delle differenze tecniche, tattiche in panchina. Secondo me è più scarso allenatore del campionato quello del Verona, perché quello della Lazio non è giudicabile, secondo me. Sai, No, capito? io invece qualche merito a quello della Lazio glielo do. Cioè, ha equilibrato almeno una squadra che Ne era prendeva 8 a partita. ne prendeva 8, 6. Cioè, almeno Due però almeno ha partite, due. Giardo c'ha deciso. una cosa personale, chiaramente, e quindi giù. Ho Due capito. Ho partite. capito, però Certo, non intanto almeno lo ha equilibrato un po'. portare. Ma è chiaro che gli giocavano contro alla Morace, no? Hanno vinto la partita, hanno fatto fuori tutte quelle e adesso giocano alla morte, ma più di quello possono fare, cioè, Vabbè, quello capito che voglio sicuro. dire? Ragazzi, mi pare chiara, società e le calciatrici che venivano dai campionati passati erano contro l'allenatrice, stanno giocando tutte loro adesso, no? E quindi l'allenatore ha un compito più facile rispetto al compito di prima, cioè è chiaro che non volevano imparare a giocare a calcio, questo mi sembra chiaro, vogliono giocare come sono abituate, e speriamo che quel paio che ho sentito di Gian Marino e Visentin a fine anno prendano le loro decisioni e vadano a giocare da un'altra parte, perché insomma meriterebbero pure. Questa è l'opinione mia. Denise, passo da te per l'ultima partita comunque in programma questo weekend che non abbiamo ancora commentato, questo Roma-Fiorentina che ha un po' meno il fascino appunto degli scorsi anni dove c'era un posto in Champions comunque dove a giocarsela, un po' meno comunque l'anno scorso dopo dove entrambe le squadre non erano partite benissimo, la Roma... Ha trovato comunque 5 gol contro l'Hellas Verona. Di solito è una squadra che fa anche fatica, crea tanto, ma fatica a segnare. Abbiamo visto, per esempio, contro il Milan. Ti aspetti comunque una vittoria del giallorosso? Una conferma? Sì, io mi aspetto una partita gagliarda da parte delle giallorosse. Francamente, vedo una Fiorentina con un po' di problemi, soprattutto a livello magari di gestione del gruppo, dello spogliatoio. Forse Panico deve ancora trovare la quadra della situazione e al momento vedo favorite le giallorosse sicuramente, le vedo più lanciate. Mi dispiace per la Fiorentina perché è comunque una grande squadra con una grande storia anche nel mondo del calcio femminile, quindi spero che possa riprendersi. Francesco, adesso facciamo un giro comunque un po' con tutti per commentare un po' questa partita, visto diciamo tra virgolette un po' il big match, diciamo più per storia appunto, come ho già detto, no? Ma io credo che a meno di suicidi della Roma la partita sia segnata, sinceramente. Cioè l'unico modo in cui, cioè alla fine, una cosa ho detto prima, la Fiorentina poi nel suo tempo la partita con l'Inter è uscita fuori, ma perché l'Inter praticamente è uscita dalla partita, cioè Mollato. non perché la Fiorentina abbia avuto un exploit, cioè certo, magari si va a giocare un pochino meglio rispetto al primo tempo, sono entrate certe giocatrici. Però, secondo me, diciamo, più là è la colpa dell'Inter che uscì dalla partita. Quindi per la Roma vale la stessa cosa. Se la Roma gioca anche al 70% la porta a casa. Se iniziano a succedere cose strane, magari riesce anche, non dico a vincere, ma a pareggiare, a portare a casa un punto la Fiorentina, che comunque in questo momento gli farebbe parecchio comodo, soprattutto in una partita come quella.
L'abbiamo visto spesso e volentieri Parigi tra Roma e Fiorentina nelle scorse stagioni. Pino, chiedo anche a te un parere comunque su questa gara, però vi devo già che annuivi, no, Sì, no. sull'ipotesi della vittoria romana. Assolutamente, io domani sarò lì a vedere la partita dal vivo e penso che la Roma la porti a casa, insomma, perché la Roma quest'anno paradossalmente ha giocato in maniera opaca a Pomigliano e a Milano. A Pomigliano è riuscita a risolverla in qualche maniera e a Pomigliano è stata sfortunata, ha preso sto gol alla fine perché se no aveva preso punto comunque sia. Le altre partite la Roma non le ha giocate male, ha avuto dei blackout, 10 minuti con Milan, 10 minuti con la Juventus, ma sostanzialmente poi le partite le ha giocate. Ha avuto qualche difficoltà realizzativa, è chiaro che se cominciano a segnare una volta Pirone e una volta Lazzaro, sono finite le... mancavano con loro sostanzialmente fino a un paio di settimane fa. Io a Roma la vedo ancora veramente in corsa per il secondo posto, questa opinione mia. Tra l'altro, Luca, vengo da te così chiudiamo anche il giro su questo match. Diciamo che la Roma forse in questo momento ha più motivazioni anche della Fiorentina, cioè sta lottando comunque per un posto in Champions, mentre la Fiorentina magari dice sì, vabbè, mi salvo in qualche modo alla fine. Atteggiamento Io fui nel maschile, diciamo, testimone della retrocessione della Fiorentina in Serie B ed ero allo stadio. Ed era una squadra che era piena di campioni, non come questa. no, Quindi, Effenberg che va vissuta l'Augsburg. infatti, quindi, come ho detto prima, Empoli e Napoli sono quelle. Certo è che occhio a scherzare col fuoco. La Esatto. Fiorentina, la partita di domenica l'ha persa in maniera, cioè, l'aveva pareggiata e l'ha persa in maniera assurda per come Penso, era ha andata. preso il gol in contropiede al Sì, no, ma 93. c'è una roba su. E poi io mi sento ancora l'allenatrice dire: però noi abbiamo fatto bene. Però tiene sempre fuori le migliori, poi le mette dentro, poi toglie le altre. Cioè, 9 punti dopo 8 giornate sono pochi per una squadra come la Fiorentina. Considerando che ha perso anche col Napoli, occhio, perché ha perso anche col Napoli la Fiorentina. Non lo so. Esattamente. E poi la Fiorentina ha già affrontato tutte quelle là della zona retrocessione, Lazio, Cioè, Hellas, quindi ora arrivano quelle partite più complicate in realtà, quindi perché poi anche lì la Juve la troverà poi in casa della Juve alla seconda di ritorno. alla seconda. Quindi, boh, nel senso, non, è una cosa che sta prendendo una brutta piega per loro. Per la Roma, direi che ha ragione Zio Pino, che è pienamente in corsa per il secondo posto. Tranne i cali anche incomprensibili a volte che ha la squadra, perché secondo me Come con la Juve Luca, come dice Ema, scusa, ti interrompo, se iniziano, anzi ritornano a non segnare. Riguardo proprio i però cali. però tanti gol li ha fatti la Roma solo col Verona. Poi le altre partite è sempre stata abbastanza avara di reti, col Milan primo tempo aveva dominato come gioco, ma aveva tirato pochissimo, quindi vedremo, perché poi alla fine non è semplice anche per la Roma risalire. Il Sassuolo comunque è lì. Beh, però sono Diciamo tante che. partite, io non me la sento di escluderla. No, no, io infatti ho detto che sarà una bella lotta fino alla fine. Tre Fino alla squadre con fine un bisognerà posto. vedere dal girone di ritorno chi riuscirà a prendere il ritmo. Guardate, adesso vi dico un po' i prossimi tre appuntamenti di Milan, Sassuolo e Fiorentina, di Fiorentina, scusate, Roma, così vediamo anche questo 2021 come va a finire. Adesso, contando anche questa giornata, comunque la Roma affronterà la Fiorentina in casa, poi andrà a Bogliasco contro la Sampdoria e poi ci sarà il derby capitolino con la Lazio, quindi diciamo che devono studente uscire fuori 9 punti per le Chiaro più difficile giallorosse. qua Sampdoria Esatto, con che la non è un... Sampdoria Sì. effettivamente non sarà una partita semplice. Secondo me Campo in fase cui hanno tutti multi in queste faticato. tre partite sicuri e poi vediamo qua Sampdoria perché Sampdoria è una squadra particolare, insomma. Osticissima, ne parlavamo prima. Poi abbiamo il Sassuolo che in questo momento appunto copre la seconda posizione, che affronterà Napoli questo weekend in trasferta.
Poi affronterà la Juventus in casa, e qui sarà sicuramente una partita super interessante da E seguire. poi c'è E poi l'Inter. all'ultima giornata c'è l'Inter, quindi comunque un Sassuolo che Sassuolo non questo sempre la porta a casa, eh. 2021 ce l'ha davvero complicata. E poi un Milan che forse ce l'ha difficile alla fine quanto il Sassuolo, perché trasferta a Pomigliano sempre ostica per tutte le squadre. Poi c'è il derby con l'Inter e poi c'è la Juventus in trasferta. Quindi diciamo che in questo momento la Roma è quella messa meglio in questo finale Due di partite, sì. 2021. A livello di partite, se dovesse riuscire a vincerle tutte, potrebbe esserci qualche sorpasso in classifica, senza Che proprio l'Inter problemi. possa pareggiare con Milan e Sassuolo non è uno scandalo. No, infatti, Cioè, proprio la questo. Roma fa 9 punti, ecco che ha ripreso 2 punti al Sassuolo, 2 punti al Milan e si riapre un po'. Era quello il ragionamento. Chiaramente devi vincere Certo. a Genova, amore mio, se vuoi. E certo, come hanno fatto in questo momento comunque Juventus e Milan, quindi de devi Esattamente. seguirli. Anche 1-0 su un solo gol, magari da un Sofferto calcio come Milan, d'angolo, ma devi vincere a Genova. la si deve vincere. Intanto salutiamo il buon Peppe, salutiamo anche Flora che ci ha salutato prima. Si è messo l'immagine del profilo adeguata per stasera, Peppe. Adeguata per la serata italiana, e adesso vedo che è entrata subito la nostra ospite, quindi la domanda che volevo farvi dopo la facciamo successivamente. Infatti io faccio entrare qui con noi Maria Grazia Balbi, portiere di una squadra austriaca che, Maria, onestamente io non riesco a pronunciare. Impronunciabile. Esatto, quindi lo chiediamo subito a te, in che squadra giochi? Buonasera a tutti. Sì, FC Schini Sudburgerland è il nome. Inizialmente Ecco, avevo difficoltà anche io. fortuna ci sei tu a salvarci, perché quando appunto ho letto noi la squadra la prima volta non ho saputo leggerlo, quindi Io ho per fatto fortuna copia e ci sei tu ad incolla da aiutarmi. internet, lo ammetto, per scriverlo, quindi. Ammetto che all'inizio avevo difficoltà anche io. Tra l'altro, la mia prima domanda è proprio come sei finita a giocare in Austria dopo comunque una stagione al Pomigliano, quindi dal sud ti ritrovi comunque in un mondo totalmente diverso. Cos'è successo quest'estate? Vabbè, diciamo che ho sempre cercato esperienze estere, sia dal punto di vista proprio di vita che soprattutto dal punto di vista calcistico, solo che ero sempre vincolata o dal lavoro o dall'università. Una volta che comunque ho finito la magistrale, dicembre scorso, ho avuto questa, non so, è stata una serie di circostanze, un susseguirsi di circostanze. Quindi ho finito l'università, ho completato il campionato con il Pomigliano, e ho avuto questo contatto austriaco, il quale ha mostrato parecchio interesse. Ho detto perché no? Poi era comunque un campionato, diciamo, nuovo per le calciatrici italiane. Nessuna calciatrice si era mai affacciata alla Bundesliga austriaca. A quella tedesca sì, conosco pure alcune mie colleghe che hanno giocato in Germania, ma l'austriaca era completamente, diciamo, un nuovo campo. E quindi ho detto perché no? È stata una serie di circostanze, ecco. Tra l'altro, appunto, lo ricordiamo, l'anno scorso comunque col Pomigliano è arrivata questa promozione in Serie A, comunque conquistata con molto merito, anzi forse la squadra che ha avuto più continuità nel corso della stagione, è stata fantastica. Ce la racconti un po' proprio comunque questo secondo posto, peccato appunto non essere arrivate forse prime, no? Sì, l'anno a Pomigliano è stato un anno veramente full immersion, a parte sia per il gruppo che si è creato, penso che un gruppo così non possa ripetersi, ma non lo dico solo io, ma tutte le calciatrici che hanno fatto parte del Pomigliano dell'anno scorso sono di questa opinione, dalla più piccola alla più grande e quindi anche quelle con più esperienza. C'era molta pressione a Pomigliano, però diciamo che questa pressione poi ha dato i suoi frutti, perché comunque abbiamo raggiunto la promozione con 3 giornate di anticipo, contro qualsiasi pronostico, cioè nessuno avrebbe mai scommesso nemmeno un euro all'inizio campionato. Quindi devo dire anche io ero
Io, come le altre mie compagne, non ci aspettavamo, devo dire la verità, la promozione diretta. Diciamo che abbiamo iniziato a cambiare mentalità quando c'è stato poi, dopo dicembre, quando poi abbiamo ripreso a gennaio e eravamo lì e abbiamo detto che vogliamo fare? Vogliamo continuare così? O... Poi abbiamo fatto una riunione, ci siamo guardati tutti quanti negli occhi e abbiamo deciso quindi di cercare la promozione. Peccato sì, per l'ultimo... Per aver perso comunque il primo posto alla fine, ma comunque eravamo praticamente mentalmente sfinite, almeno io ero proprio sia fisicamente che mentalmente ero proprio sfinita. Poi comunque la Lazio tanta roba, la Morace comunque tanta roba, e quindi niente da togliere comunque ai nostri allenatori, e poi teste, quindi non, abbiamo diciamo ci siamo rilassati un po' alla fine, ecco, dopo la promozione matematica. Se non sbaglio, mi aveva raccontato Capitana Picella che era dopo la vittoria a Brescia, forse che era scattato quel qualcosa, dove avete vinto 1-0, no, 2-1 se non sbaglio, una Esattamente. partita soffertissima, e da lì, no, che forse era scattato tutto, Guarda, come era io quel penso che dicembre. quella partita non me la dimenticherò mai, sia perché comunque avevo mia mamma ricoverata in ospedale per Covid. Qui io poi venivo da un periodo di quarantena con mia nonna, sempre perché era positiva a Covid e quindi ho dovuto lasciare il calcio per qualche settimana o qualche mese per starle vicino, e sono rientrata proprio per quella partita, e quindi penso che non me la dimenticherò mai, sia per questo, ma proprio perché per la partita in sé, perché lì penso che da lì è scattato qualcosa, da lì abbiamo detto forse possiamo puntare, siamo una squadra che può puntare alla Serie A. Tornando appunto alla tua avventura adesso austriaca, hai detto bene, sei la prima calciatrice italiana che si affaccia a questo campionato. Raccontacelo un po', tu che lo vedi poi dal campo direttamente. Sì, diciamo che il calcio qui è diverso da quello, vabbè, come risaputo comunque. Le differenze che ci sono nel maschile ci sono anche nel femminile, nel senso che da noi il calcio è molto più tattico, non dico più tecnico, perché la tecnica c'è anche qui, devo dire la verità. Però a livello di tattica inizialmente mi sono trovata in difficoltà, perché qui compensano molto con la fisicità. Quindi con la potenza, con i lanci lunghi, e ultimamente mi ero molto mentalizzata, avevo fatto molto un lavoro su me stessa per quel concerne comunque il giro palla, quindi il gioco da basso, il costruito da basso, sono cose che qui forse pure stesso gli allenatori ci lavorano poco, ecco. Quindi ho dovuto di nuovo rimentalizzarmi sotto questo aspetto, ecco. A questo punto io inizio il nostro consueto giro di domande da parte dei miei colleghi. Francesco, inizio da te, visto che sei in alto. Sì, no, innanzitutto ringrazio Maria Grazia, per le parole, per essere qui. E, no, prima di tutto volevo dire, io come l'ho conosciuta? L'anno scorso, prima giornata di campionato di Serie B, io volevo seguire il Tavagnacco, che giocava contro questa neopromossa chiamata Pomigliano. Innanzitutto, grande Pomigliano che trasmise quella partita in diretta su Facebook, e mi ricordo proprio Maria Grazia, oltre a tutto il Pomigliano, fece una grandissima partita, e pure Luca la vide quella partita lì. Ci siamo detti: non ovviamente c'entrano la promozione, però occhio, perché è vero che sono neopromosse, ma attenzione a questa squadra perché può dare fastidio. No, allora io chiedo a Maria Grazia, ovviamente, che è diciamo, la mia curiosità sempre più grande, a livello ambientale, che differenze stai riscontrando rispetto all'Italia per quanto riguarda il calcio femminile? Ma guarda, ti dico che innanzitutto a primo impatto la cosa che mi ha colpito qui sono le strutture. Strutture fantastiche, accesso libero a strutture veramente che noi, penso che noi in Italia, specialmente al sud, sogniamo. Lo sport qui è vissuto a 360 gradi, nel senso che in Italia o studi o fai sport. Io ho sempre trovato difficoltà in questo. Nonostante ciò, però, comunque ho la doppia laurea, sia la triennale che la magistrale, ma ho sempre trovato difficoltà, nel senso che nessuno mai mi veniva incontro.
Invece qua se studi hai comunque sei incentivato a fare sport, perché poi facendo sport di conseguenza hai agevolazioni, è comunque un circolo, no? Agevolazioni nello studio e viceversa. Qui lo sport è vissuto quindi a 360 gradi. Innanzitutto sono le famiglie stesse a comunque a cercare di far capire questo ai figli. Il calcio femminile qui è vissuto dalle famiglie come quello maschile, anzi forse anche più, non dico più seguito, però c'è molta passione anche da parte delle famiglie, quello che percepisco. Poi comunque la differenza nel maschile ci sta sempre a livello di seguito. E niente, questo è stato il primo impatto e questo è quello che ho percepito. Se posso chiedere un'ultimissima cosa veloce, invece per quanto riguarda il ruolo del portiere, cosa magari ti è richiesto lì in Austria di diverso rispetto a quello che ti veniva richiesto in Italia? Se Bella c'è domanda, qualcosa. ne parlavo proprio ieri con, non so se lo conoscete, Valerio Filippi, ex preparatore dei portieri Come no? del Chievo Verona. Sì, ne parlavo proprio ieri con lui perché mi confronto molto con lui, gli mando video, lui mi dice la sua opinione. Praticamente loro qui sono amanti della croce e non dell'attacco palla. Quindi attacco palla è classico della scuola italiana e io sono attacco palla lovers forever, quindi penso che sia pure una delle mie caratteristiche migliori, quella dell'attacco palla. Qui non lo allenano, i preparatori non lo allenano. Il primo allenamento che feci della croce, che mi fece fare niente, ho cercato di comunque esprimere il mio malessere in questa cosa, però mi devo adattare. Si può imparare da qualsiasi circostanza, quindi. Però qui sull'aspetto fisico puntano molto, devo dire la verità. Intanto è arrivata una domanda qui dalla chat da parte di Flora che dice: da tifosa seguo molto i giocatrici del Pugnano sui social, sembrano molto affiatate. Gli chiede quanto incide questo aspetto proprio sui risultati, no? L'importanza del gruppo che più volte viene sottolineato. Sì, diciamo che secondo me il gruppo di quest'anno del Pomigliano è anche un bel gruppo, sempre seguendo comunque l'onda dell'anno scorso, perché comunque sono parecchie calciatrici sono rimaste, quindi diciamo che lo zoccolo duro c'è ancora. Comunque io sono ancora in contatto con loro, oltre a essere colleghe, sono amiche, questa cosa è importante, perché non tutte le colleghe poi restano amiche. Sono un bel gruppo, sì, è importante perché socialmente a livelli alti è banale dirlo, ma è davvero il gruppo che fa la differenza. Il Pomigliano sta facendo bene, mi fa piacere sia per il Pomigliano in sé per sé, ma soprattutto per le ragazze. Luca, vengo, anzi, Denise, prendo te, ti metto qui in alto e vengo a te per la prossima domanda. Volevo chiedere a Maria Grazia, a livello invece ambientale, cioè nella tua vita di tutti i giorni, anche nel parlare una lingua diversa, come ti stai rapportando in una nazione nuova? Anche perché il tedesco non deve essere facilissimo. Bella domanda perché diciamo è uno dei primi aspetti che deve affrontare una calciatrice quando va all'estero. Diciamo che comunque conoscendo il studio d'inglese, parlo l'inglese come se fosse la mia prima lingua. Fortunatamente qui lo parlano tutti perché lo insegnano nelle scuole, quindi lo parlano anche bene. Quindi appena sono atterrata qua ho iniziato a comunicare in inglese, fortunatamente. Però proprio lunedì prossimo ho l'esame di A1 di tedesco perché comunque non voglio fermarmi qui in Austria. Quindi conoscere anche il tedesco penso che diciamo, possa aiutarmi nella mia carriera calcistica, ma anche non solo nella mia carriera calcistica, anche extracalcistica. Quindi ora forse sto iniziando a capire qualcosina, però comunque, come hai detto tu, il tedesco è una brutta bestia. E poi l'Austria è un dialetto del tedesco, non è nemmeno proprio tedesco tedesco. Quindi, però dai, piano piano. Si fa quel che si può. Intanto Francesco, qui è arrivato un tuo omonimo in chat Ah, che chiede domande. Che strano, vero? non so chi sia. Luca, sposto te adesso in alto al posto di Denise.
Allora, prima di tutto, i miei complimenti perché, come ha anticipato Francesco prima, l'anno scorso abbiamo visto una grande squadra, un grande gruppo e a un certo punto siamo diventati tifosi del Pomigliano perché speravamo a tutti i costi che venisse promosso, ma veramente per la qualità, di tutte le giocatrici che abbiamo visto e anche, ripeto, delle partite, un po' del complesso, di come facevano, di come erano fate vedere le partite. Quindi ci ha veramente fatto una grande impressione, compreso te, chiaramente, che sei stata, secondo me, una pedina fondamentale per questa promozione, perché poi in tante gare, comunque io mi ricordo che sei stata decisiva per il risultato, perché oltre ai gol, pochi rammentano sempre che è importante avere anche un portiere Bisogna non decisivo. prenderli. Ti ringrazio, Esatto. Luca, ti ringrazio. E io passo alla mia domanda che sembra un po' è chiamata come Guarda, no, te lo dico io come si chiama. Killer Frag. Ah. In Ecco. realtà non è niente di agghiacciante o pericoloso, ma è una cosa legata al mio lavoro, per cui io lavoro con i bambini e quindi mi interesso di questo aspetto qui, no? Io volevo chiederti. Poi soprattutto per quanto riguarda il tuo ruolo, quindi questa è ancora più specifica. Una bambina che vuole iniziare, tu cosa diresti? Una bambina che vuole iniziare a giocare a pallone, cioè che consigli daresti? E poi soprattutto nello specifico per fare il portiere. Se volesse Guarda, fare il portiere, diciamo. se volesse fare il portiere, Sì. l'unico consiglio che mi viene da dare a una bambina che si avvicina a questo sport è comunque divertirsi, perché è quello che cerchiamo, pure a livelli alti come la Serie A, la Bundesliga, cioè comunque il principio è il divertimento, anche perché essendo calcio femminile è risaputo che comunque non può essere considerato proprio un lavoro. Quindi sì, quello che mi verrebbe da consigliare a una bambina è di divertirsi e di farlo con passione e di rispettare la propria passione sempre e comunque. Questo lo direi anche comunque a una bambina che decide di fare il portiere. Innanzitutto le chiederei se è sicura e convinta di intraprendere questo ruolo, perché è un ruolo, scusate il termine, ma cacacazzo. Quindi una volta che vedo la sua convinzione, cerco di consigliarle vivamente di vivere la passione al 100% e senza paura. Tanto qua, sempre dalla chat, dopo che è stata richiesta, preparati per la domanda più famosa del mondo, arriva dal buon Giuseppe, giocatore e giocatrice preferita. La domanda più quotata qui, calcio femminile live. Quindi te la pongo, se hai magari un idolo, magari anche una compagna di squadra da cui hai preso esempio, con cui hai giocato. Allora, come ruolo il mio idolo è Oppa Mediasolo, l'ex portiere della nazionale degli Stati Uniti Ah, beh. d'America, che ho avuto anche la fortuna di incontrare a Seattle quando ho fatto la mia esperienza a Seattle con l'Olympic Soccer Academy nel 2016. E fortunatamente la nostra allenatrice era una sua amica stretta e mi permise di incontrarla, di fare allenamento con lei, e fu uno dei giorni più belli della mia vita. E poi, vabbè, il capitano della nostra nazionale, Sara Gama, che per me è davvero una calciatrice top, ma è una persona ancora migliore dell'aspetto del calcistico. Mi è stata vicina quando mia mamma era in ospedale, quindi diciamo piccole cose che non si dimenticano facilmente. Quindi diciamo che lei è uno dei miei idoli, ecco. A questo punto, Pino, metto te in alto alla cima. Ti Sì, ho una elevo. curiosità e una domanda. La curiosità è in che posizione di classifica siete nella Bundesliga? Non so come si chiama la serie Sì, austriaca. Bundesliga austriaca. Bundesliga. Siamo ottavi su 10, scusa, terzultimi su 10 squadre. Ho capito. E l'altra cosa, io ho notato che solo due o tre squadre, società maschili, hanno
la squadra femminile, mi sembra Sturm Graz, Sì, l'australiana. Sturm Graz è No, australiana. Stavolta non è una squadra molto conosciuta a livello maschile. Wacker Innsbruck sì, e le altre due anche hanno fatto Coppa dei Campioni per tanti anni. Esatto. La domanda che facevo io, ho visto il Sappolten contro la Juventus essere una squadra decente, presentabile, insomma, ma non ancora a livelli. Il livello medio del campionato austriaco rispetto alla Serie B che hai fatto lo scorso anno, migliore, peggiore, è una curiosità. Guarda, inizialmente all'inizio campionato lo reputavo più basso rispetto al campionato che ho disputato l'anno scorso. Però non lo so, cioè, nel senso che la mia opinione varia da partita a partita, perché ci sono partite in cui veramente il livello mi è risultato comunque anche di categoria superiore, non come la Serie A femminile. Da premettere, però superiore a quello della Serie B femminile, altre volte, specialmente all'inizio, non lo so, forse perché mi dovevo ancora adattare, mi è risultato o pari alla Serie B o a volte anche inferiore. Però forse perché noi abbiamo iniziato anche male il campionato, però ora sì, abbiamo ingranato, io pure mi sono adattata in campo e quindi vedo che il livello comunque si è intensificato. Ovviamente Ultima sei cosa, non l'allenatore è austriaco o dell'est Europa? ho capito. L'allenatore, il mister, è austriaco o dell'est Europa? Allora, inizialmente era serbo, poi c'è stato il cambio panchina e sono austriaci loro. È una Ok, coppia. grazie. A te. Pino, prima ti ha chiesto appunto in questo senso di classifica, ma retrocedono le ultime due nel vostro campionato? No, solo l'ultima. Solo l'ultimo, ok. Solo Avete un bel. l'ultima, Ok, diretta. perfetto. Intanto avviso Francesco che io non lo vedo più, vedo tutto nero. Non so se sono io. Mi è Tu mi scomparso. Quindi vedi, sono Jacopo? io. Io lo Sono io vedo. che ho problemi, come sempre. Insomma, Maria Grazia, guarda, io ti ringrazio tantissimo per essere stata qui con noi questa sera a Grazie raccontarci a un voi per po' l'invito. l'Austria Ultimissima e. domanda, posso fare l'ultimissimissima domanda? Prego. Futuro in Italia? Ma guarda, l'Italia è sempre il mio paese, però ti dico che se sto imparando il tedesco c'è un motivo. Ah, ok. Ah, ok. Vedremo, seguiremo comunque da lontano, ma non L'Italia è sempre troppo. l'Italia, però anche sotto l'aspetto extracalcistico, poi io che sono napoletana e vengo da Napoli, qui mi trovo davvero bene. Ma Napoli manca, però per parecchie Diciamo cose. che la pizza non è delle migliori, immagino, No, in per Austria. niente. Ecco. Ultima cosa, dove stai? Cioè, Ah, so la che città, sì. Esattamente, hai confini con l'Ungheria, però di preciso. sì. Infatti, il mio preparatore dei portieri è ungherese. Sono a 20 minuti dall'Ungheria, un'ora e mezza da Vienna. Ah, quindi stai bella est, insomma, ecco, va bene, Sì, esatto. ho capito. Ok. Allora, sì. Qualcun altro vuole fare un'ultima domanda in extremis? Oh. Tutti soddisfatti? Ecco, ora tra l'altro rivedo pure Francesco, quindi vedo Oh. tutti quanti. Maria, grazie, davvero grazie ancora per essere stata qui con noi. Grazie a voi. Magari più avanti ti richiameremo per farci sapere alla fine se è arrivata la salvezza, il posizionamento in campionato e il Un futuro. Quindi grazie piacere, ancora e buona serata. A grazie a voi prestissimo. per l'invito. Grazie, Buonasera a tutti. Maria. Ciao. Grazie. Ciao. Sono Ecco, tutto quindi tolto. sono tornato Era oggi lui che non la si vedeva. ero io in realtà, sono io che sto collassando pian piano, vittima, no? Come dice il nostro grande fan Francesco Spinoso, vittima della L'Italia Pirelli. resiste intanto, sta tenendo l'1-1. L'Italia 1-1, zitta zitta, sarebbe meglio vincerla in questo momento, Vabbè, però, adesso per avere più dipende da. sicurezza. Dai, infatti. L'importante è passare. Pino, È prima che entrato arrivasse Maria Berardi. Grazia, ecco, io volevo farti Ora una domanda, Pino, perché noi abbiamo parlato di Roma, Sassuolo, Milan, ma se è l'Inter che fa una striscia positiva di vittorie in questo fine 2021? difficile, difficile perché secondo me non ha ancora la maturità e la rosa.
per fare una striscia di vittorie. Non ci scordiamo che la Lazio ha vinto solo 1-0 pur creando 15 palle gol. Con la Fiorentina abbiamo parlato, un certo atteggiamento caratteriale diciamo discutibile l'ho visto anche a Genova, al netto delle difficoltà fisiche che aveva, però poi la partita non è che te la porti da casa, una volta se la portò da casa diciamo la Sampdoria. Diciamo, l'Inter sta crescendo, stanno facendo un bel lavoro, manca qualcosa dietro, manca qualcosa davanti, però insomma a striscia la vedo male, ecco, non ci credo molto. Lasciamo un attimo da parte la nostra cara Serie A per passare alla cadetteria. Abbiamo citato adesso con Maria Grazia quella dello scorso anno, dove Pomigliano ha conquistato una grandissima promozione. Quest'anno è più difficile, andrà solo una squadra in Serie A. Vediamo i risultati dello scorso weekend. Eccoli qui, col Cesena che rialza la testa dopo la sconfitta del weekend precedente, 4-0 sulla Sassari Torres. Il Palermo cade in casa del Cittadella nella ripresa 2-0 per le Granata. Poi il Ravenna perde in casa 3-0 con il Como, prova di forza importante da parte delle Lombarde, come quella del Tavagnacco che batte 2-1 il Brescia calcio femminile. Primo stop stagionale per il Chievo Verona in casa contro il San Marino. Abbiamo sentito Alain Conte settimana scorsa che è tornato sulla panchina delle Titane. Processo e Cortefranca, reti bianche nel derby lombardo per la lotta a salvezza, e poi risultato più clamoroso di tutti, forse la vittoria della Roma calcio femminile 3-1 sulla Pink Bari, prima in classifica. Tra l'altro c'è stato anche il recupero di Tavagnacco-Roma, Roma-Tavagnacco, finita 0-0, e da qui deriva anche l'assenza di asterischi nella nostra classifica rispetto all'anno scorso. Bellissimo vedere una Serie B alla settima giornata senza tre asterischi per squadra. Vediamo la Pink Bari ancora prima con 16 punti, dietro il Chievo a 14 come Como e Tavagnacco, poi Brescia 13, Cesena 12, Cittadella 11 come il Ravenna e San Marino 9. Chiudono poi Prosesto, Palermo e Torres, in questo momento Prosesto in zona rossa per la differenza reti. Ma andiamoci a vedere, direi subito, gli highlights della settima giornata di Serie B. Costi contro Fabiano, Costi, gol del Cesena, subito in vantaggio la squadra bianconera con Costi. Ha aiutato il Cesena a trovare il 2-2 contro il Como. Parte Pavana, un po' lungo per Cucignello di testa e gol! Questo era uno schema, Cucignello da sola, secondo gol consecutivo anche per lei che aveva segnato contro il Como. Disturba Costi, Concia, attenzione Costi, supera, autogol praticamente, autogol toccata da Ladu. Costi disturba con prova di beccare il vecchione, ma non ci arriva. E Peruzzo guadagna ancora questo. Eh sì, ogni tanto ci sbagliamo, anzi molto spesso ci segnalano che ho detto qualche volta in più. Marrone a cercare Jansen, attenzione a Jansen, palla dentro per Barbieri, poi tutta sola Barbieri, il destro e il vantaggio del San Marino con Raffaella Barbieri. Invece andrà direttamente al cross in area di rigore. Così è, Polverino direttamente in area. Pallone rimane lì, Silvi fa la conclusione con il destro e il pallone che entra, il vantaggio della Roma con Silvi, grande conclusione dalla distanza del capitano della Roma. Da parte di Borg mette in movimento Badawi, a da sinistra un po' di spazio per affondare. Attaccante californiana si accentra, la sterzata, contro sterzata di Badawi in area di rigore. Parte il traversone e il pallone finisce in rete per il raddoppio giallo-rosso. Fa con Sudik, Gelmetti si gira molto bene, c'è la partenza di Spi, c'è la pressione portata da Novelli. Il pallone rimane per la limite dell'area con Mancini che parte dalla conclusione.
vincente. Accorcia la distanza il Bari. Sulla sinistra il pallone leggermente troppo profondo, lo tiene però vivo l'attaccante californiana che entra in area di rigore. Le finte, va la conclusione con il sinistro e c'è il 3-1 della Roma con Badawiya, il terzo gol della formazione giallorossa. Cerca un po' di spazio il Tavagnacco, che avanza per via centrale con Alessia Tuttino, che scarica in direzione di Gaia Milan, che controlla, converge in area di rigore sul destro, il tiro alla rete, molto bene per Yolman, che calcia e trova la rete del pareggio, pareggio delle Brescia con un gran gol da parte Ferin. Interviene, prova a puntare nell'uno contro uno diretto avversario, Ferin si accentra, Ferin carica il sinistro e la rete, Caterina Ferin, un gol straordinario. Eccoci qui, siamo, occhio siamo... a Badawiya, bellissimi, sì, devo dire, sì, confermo, ma ancora lì c'è anche una presenza importante a visionarla. Allora, signori, io speriamo direi però che non diventi, non diventi la nuova Glazer, però. No. Ragazzi, vi interrompo subito perché è arrivata sulla nostra super ospite di questa sera. Faccio subito entrare Evelyn Frigotto, giocatrice del Cesena, di cui abbiamo appena visto i gol alla vittoria contro la Sassari. Buonasera, Evelyn, come stai? Buonasera, buonasera a tutti voi. Tutto bene, e voi? Per ora problemi di connessione non troppo gravi, per ora. Per ora. Le mani avanti, potrebbero esserci certo anche questa sera. Evelyn, io ti faccio subito la mia prima domanda. Tu e comunque vieni da un'esperienza in America, se non sbaglio. Sì. Quindi ti volevo subito chiedere di raccontarcela un po', come sei arrivata oltreoceano e poi anche il tuo ritorno qui in Italia. Certo, è partito tutto che non avevo pianificato. È successo che abbiamo fatto un amichevole contro una squadra americana e a fine partita mi hanno chiesto se ero interessata ad andare. Ho detto di sì, e diciamo che questa è stata la partenza che ha cambiato, diciamo, la mia vita. E, sono partita nel 2017, ad agosto, e sono stata in America per 4 anni. Sono appena rientrata a luglio del 2021. È stata un'esperienza molto positiva e di crescita a livello calcistico e a livello personale. Tra l'altro, hai vissuto 4 anni, di cui diciamo un anno e mezzo con il Covid. Come è stato vivere comunque così lontana, comunque immagino, dalla tua famiglia, lontanissima, d'oltreoceano in questo mm-hmm. periodo? Non è stato facile, appunto, per la lontananza e la preoccupazione di casa. Però d'altra parte sono comunque ero libera rispetto a come è stata vissuta qui in Italia. Io sono potuta, ho comunque continuato ad allenarmi, potevo andare al campo da calcio, quindi ogni giorno io mi allenavo due volte al giorno, una volta al giorno, ho sempre mantenuto gli allenamenti e così in modo di tenermi pronta per l'inizio della stagione. Perché hanno fermato tutto a gennaio, da gennaio a maggio, e poi abbiamo ripreso la stagione ad agosto. Quindi abbiamo giocato anche nello spring, praticamente nella primavera, che di solito invece il campionato americano va appunto da agosto a dicembre, invece col Covid ha fatto saltare tutto e l'hanno posticipato. Invece appunto quest'anno sei tornata in Italia con la maglia del Cesena, mi racconti un po' la tua scelta, come mai hai deciso comunque di tornare in Italia con i colori bianconeri? No, sì, non è stata una scelta facile, col mio procuratore appunto abbiamo fatto una decisione insieme, ponderata, potevo scegliere altre squadre in Serie A, ma ho deciso comunque di rientrare con calma, perché appunto in 4 anni il livello è cambiato e io volevo essere sicura comunque, cioè volevo fare volevo testarmi per vedere veramente dove sono arrivata, dove i 4 anni mi hanno portato, la crescita comunque effettiva, quindi non volevo fare un passo troppo grande, ma una cosa molto graduale. Quindi ho deciso, mi ha preso l'Empoli e mi hanno dato in prestito al Cesena appunto per una crescita, insomma.
Assolutamente, per iniziare comunque di un campionato super competitivo, esatto. Lo stiamo vedendo sì, è molto competitivo. E infatti la mia domanda successiva era proprio questa, perché la Serie B ormai è una 2, perché ci sono, credo, metà delle squadre di questo campionato, se non di più, lottano comunque per l'unico posto per la promozione, quindi volevo chiederti un parere un po' su questo campionato di Serie B e a cosa punta comunque il Cesena. Ok, noi come società, come squadra, ci siamo posti l'obiettivo di migliorare allenamento dopo allenamento, e comunque l'obiettivo post-società è la salvezza. Poi i risultati si ottengono partita dopo partita, e quindi questo è quello che dalla società ci è stato detto. E quindi appunto migliorare e piazzarsi comunque meglio rispetto all'anno scorso. E poi è un campionato molto, molto competitivo, ogni partita non puoi predire il risultato, questa squadra vincerà, no, ogni partita va giocata, ogni partita è difficile perché, come si è visto, abbiamo perso contro il Palermo, il Bari ha perso contro la Roma, quindi non ci sono partite dove puoi darti, diciamo, quella partita, quella domenica un po' più tranquilla, non c'è. Quindi sono tutte partite da dare proprio il 100% sempre, se no poi rischi di non arrivare comunque all'obiettivo posto. Assolutamente, infatti noi soprattutto da appassionati esterni ce lo stiamo godendo davvero. Certo. Metto un attimo anche il programma della prossima giornata, così vediamo anche il Cesena che andrà a giocare in casa del Cortefranca. Ti chiedo come state preparando questa partita, hai già detto tu adesso, forse non ci sono partite comunque facili. Esatto, anche questa partita sarà comunque da lottare, non sarà un campo facile. E non sarà una squadra facile, non possiamo permetterci comunque di prenderla leggera, appunto, perché sì, questo campionato ci sta regalando tante sorprese, quindi comunque sarà una partita tosta da lottare, certo. Allora, e le partite le prepariamo allenamento dopo allenamento, per rispondere a quello, quindi ogni allenamento noi ci prepariamo con il mister, vediamo comunque tecnica, tattica, tutto, e valutiamo tanti aspetti, insomma, in ogni partita. A questo punto io inizio il giro di domande dei miei colleghi, scusate, a questo punto a partire da Denise, che la vedo già qua in alto alla nostra destra. Denise, lasciate la parola. Allora, Evelyn, ti manca l'America? Ti piacerebbe? Allora, diciamo che ho due vite adesso, nel senso ho conosciuto tantissime persone e sì, mi manca, però mi è mancata tanto l'Italia. L'esperienza in America mi ha portato ad apprezzare tutto quello che c'è qui in Italia, dal mangiare ai posti, quindi questa esperienza ha rivalutato completamente tutto e quindi... Sì, mi manca, ma comunque quando ero là mi mancava tanto l'Italia. E sono due vite completamente diverse. E per adesso mi sto riambientando bene in Italia. Sono molto contenta qui a Cesena. Sì. E cosa porteresti dall'America in Italia? Di quello che hai vissuto in America in Italia? Che forse qua adesso non hai. Allora, io qua a Cesena sono molto fortunata perché ho due allenatori che mi stanno dando... tutto, nel senso, quindi a livello di allenamenti non porterei niente, però comunque un pensiero generale, l'intensità, tutte queste cose che magari qua vedo gli allenamenti che sono un po' più soft, che certo ci sta a volte, però comunque c'è quell'intensità che io magari prima non avevo, e adesso l'America mi ha portato ad essere più determinata, più comunque qualcosa in più che magari manca, che può essere l'allenamento più duro, più intenso, più severi, cioè più sono più severi, e quindi pretendono di più. Prima di partire magari una parata era sufficiente, là non era più sufficiente, dovevo magari fare qualcosa di più, e quindi porterei, diciamo, l'intensità, un po', diciamo, l'aspetto fisico che manca qui a volte. C'è la preparazione fisica, ecco. Comunque ci sembra di capire da tutte le nostre italiane fuori sede che non è il cibo la cosa che sicuramente si porterebbero di nuovo in Italia. No, assolutamente no.
E insomma, Francesco, sposto te, questa volta ti switcho con Denise, così lascio parola a te. Allora, innanzitutto, buonasera Evelyn, grazie per essere qui. E ti volevo chiedere, senti un po' di responsabilità, diciamo, in questo passaggio di testimone con Pignagnoli, che è un portiere, diciamo, molto esperto, storico in un certo senso, e poi ti volevo chiedere se che tipo di rapporto avete, tipo se ti aiuta in qualche modo, magari trasmettendoti qualche cosa con la sua esperienza. Allora ogni allenamento c'è competizione, certo, non era scontata la mia, cioè il fatto che io sia titolare, e quindi c'è questa competizione che a me aiuta e stimola a crescere. Se non c'è competizione non c'è lo stimolo, quindi per me avere un portiere così a fianco è molto d'aiuto, perché appunto l'esperienza e tutto mi aiuta, comunque mi corregge, mi aiuta in allenamento. Ci incoraggiamo a vicenda, e per me lei rappresenta una competizione che io non posso mai abbassare la guardia, diciamo, perché comunque devo sempre dare il 100% ad ogni allenamento e dimostrare cioè, le mie potenzialità, perché non è scontato il fatto di giocare, e quindi per me c'è competizione, ma è una sana competizione che ti porta a crescere. Molto americana questo modo di ragionare. Sì. L'hai acquisito lì molto questo? Ho acquisito lì. La persona che sono adesso è data da 4 anni di lavoro. Non sono più la stessa persona che sono andata via, né a livello calcistico, né a livello fisico, né a livello mentale. Sono cresciuta tanto, ma di testa, nel senso mi ha rafforzato tanto un'esperienza così, proprio di testa, sì. Si vede anche dal modo molto diretto con cui risponde alle domande, non ci pensi troppo, sai subito cosa rispondere, proprio come se fossimo una conferenza stampa. Luca, e a noi piace tantissimo. Luca, metto te questa volta in alto sulla destra. Allora, io faccio prima una mini domanda, no? La mia mini domanda è: quanto consiglieresti un'avventura come la tua all'estero? A una ragazza, allora, sì, voglio essere molto onesta qui in questa domanda, perché no, ne vale del futuro della carriera di una giocatrice. Quindi, per una persona come me, che io non ero comunque nessuno, cioè non sono nessuno, però nel senso, se tu vuoi crescere, io la consiglio. Se tu hai già un percorso avviato, che stai giocando, allora rimani in Italia, perché se già vedi che stai crescendo in Italia, che hai la possibilità, hai un, diciamo, un futuro in Italia, che sei già una giocatrice che ha una prospettiva, io non consiglio di andare in America. Però se vuoi crescere, se vuoi fare un'esperienza di crescita, un'esperienza diversa, io lo consiglio, perché comunque andare via di casa, staccarti, vedere, comunque vivere esperienze diverse, a me, per esempio, ha cambiato. Se rimanevo in Italia, probabilmente non starei neanche più giocando. Però un'esperienza così mi ha portato a crescere, a cambiare. E era quello che dovevo fare io, un salto di qualità a livello mentale, fisico. E qui in Italia non l'avrei mai fatto, cioè non l'avrei mai potuto fare. Quindi lo consiglio, dipende chi sei e cosa, appunto, che obiettivi hai nella tua carriera, insomma. E la mia seconda domanda, che è quella che faccio a tutte le giocatrici che abbiamo, è che cosa consiglieresti o che cosa diresti a una bambina che vuole iniziare a giocare a calcio? Allora, forse è una frase un po' scontata, però quella di non mollare mai, perché ci saranno sempre persone che ti andranno contro, che ti diranno che non vali niente, che ti diranno che non hai le capacità, però se tu ci credi, se tu ti alleni e puoi dimostrare di farcela, quindi di continuare inseguendo i tuoi obiettivi. Se ti poni un obiettivo, ci arrivi lì, e finché non arrivi lì non molli. E questo è quello che mi ha portato ad essere qui oggi, a vivere di quello che amo, di fare la passione del mio lavoro, perché non ho mai mollato quando magari avevo tutti i motivi per farlo. Però anche arrivando in America, non avendo la preparazione giusta, io stavo per essere cacciata dalla squadra, perché non avevo la mentalità giusta, non ero
arrivando a allenarci due volte a settimana, una Serie B, allora ti parlo di 4 anni fa, ci allenavamo 2 o 3 volte a settimana, sono arrivata là a fare il doppio ogni giorno. Io non ce la facevo mentalmente a reggere la pressione, non ce la facevo a reggere gli allenamenti e non ero abbastanza. Questa competizione mi ha portato a crescere, a fare ok, questo non è più sufficiente, serve di più. E quindi sì, questo. Tanto è arrivata anche una domanda dalla chat, dal buon Giuseppe Nolis, che fa la sua solita domanda e poi ne aggiunge anche un'altra. Ti chiede, puoi raccontarci qualcosa sull'America? Magari me l'hai detto tu sul Kentucky, inizierei da questa, poi l'altra domanda è giocatrice o giocatore preferito, magari un esempio che tu segui. Allora, il Kentucky era una zona molto rurale, quindi di campagna. Tutti quei film che vedi è praticamente quello che ho vissuto. Quindi cowboy, stivali, cappelli, tutte queste. E poi quello che mi ha impressionato a me dell'America è la grandezza, che non te ne rendi conto finché non ci sei. Facevamo una strada enorme, anche per 8 ore, sempre dritto, non si gira né a destra né a sinistra, non ci sono rotonde. Quindi è veramente di una dimensione impressionante ed è tutto basato, diciamo, sulla quantità, mentre qui in Italia è un po' più tutto sulla qualità. E poi giocatore preferito, Manuel Neuer, perché è il modo di giocare tutto a cui io, diciamo, faccio più riferimento e a cui mi sento più simile, diciamo. Cioè, sì, quindi è Neuer. A questo punto non mi rimane che mettere in alto lo zio Pino per l'ultima domanda di questo blocco. Allora, innanzitutto buonasera. Buonasera. Grazie per le risposte dirette, secche, che dai, molto puntuali. Una cosa ti volevo chiedere, cosa ti ha colpito di più del rientro in Italia rispetto al livello generale che hai trovato, societario, preparazione, attenzione, un po' il tutto, non solo il campo? Nel mio rientro, quello che mi ha colpito di più è nell'aspetto di, parlo di Cesena, la crescita che c'è stata nel calcio femminile rispetto a 4 anni fa. Questa cosa ne sono molto felice. Sì, c'è ancora tanto, tanto da lavorare, però rispetto a 4 anni fa sono stati fatti passi veramente in avanti e di questo ne sono molto contenta di questo per il calcio italiano. A livello generale, diciamo che è stato un attimo, per me mi sto ancora riambientando, faccio ancora un po' fatica con l'italiano perché dopo 4 anni via sono rientrata pochissimo in Italia, quindi per me adesso sto ancora vivendo, diciamo, la fase riambientarsi, diciamo, sto ricominciando ancora una volta tutto da capo, quindi però questa cosa in capo ti stai ambientando bene, insomma, da quella, dagli highlights e qualcosa che ho visto. Sì. Il modo di giocare è un po' diverso e con gli allenatori appunto loro mi stanno aiutando, diciamo, in campo, negli allenamenti, in modo da prepararmi per la domenica, perché all'inizio ci sono le posizioni rispetto all'America, all'Italia magari richiedono posizioni diverse, perché sono qualità diverse, giocatrici diverse, quindi richiede, diciamo, un po', magari qui posso stare un po' più in alto, in America dovevo stare un po' più un po' più schiacciata, quindi diciamo che, però sì, mi sto ambientando bene pure in campo, certo. Bene, occhio al lupo, intanto do una notizia in diretta che credo che forse Luca ha visto una faccia che mi sa che l'hai vista in diretta, purtroppo Jorginho ha sbagliato il rigore per l'Italia, per impossibile 2-1, rimaniamo sull'1-1, siamo al 90esimo, speriamo bene, fino alla fine. I segni di Diego che facevo prima non erano su Luca che faceva la domanda, era un tiro di Chiesa tirato di stinco qualcosa. Evelyn, io ti ringrazio tantissimo per essere stata qui con noi questa sera, grazie a voi, la tua esperienza. Magari verso fine stagione, comunque la seconda parte del campionato, ti richiameremo per fare un secondo punto comunque sulla stagione del Cesena. Oppure a questo punto, no, Francesco, realizziamo una conferenza stampa con Evelyn tutte le settimane, perché tanto piano. La mia domanda in extremis, voglio approfittare della sua, del suo essere diretto: cosa fai
il mio cosa fai se? Cosa fai se salite in Serie A? Una penitenza, una bella che, poi domanda. Che poi devi rispettare, vorrei... perché è registrato, ovviamente. Certo, vorrei poterti rispondere, ma non posso. Quindi, cioè, comunque ci sono delle cose, tante cose da valutare, ovviamente. Però vedremo, dai. Non posso dire nulla adesso. Vabbè, tu pensaci, poi dopo, certo. in caso lo fai, dai. Facciamo così. Certo, va bene. Grazie ancora mille, Evelyn, per essere stata con noi. Ti auguro una buona serata, in bocca al lupo a questo punto per il grazie resto a voi, della stagione. Grazie a voi. Ciao, buona serata. Ciao, buonanotte. Ciao. Pino, devo salutare anche te a questo punto. Spero che sia stata una bella diretta. No, la serie portoghese, Pino. Esatto. Adesso ti lascio godere gli ultimi minuti di Italia-Svizzera tranquillo. Buonanotte, Pino. Ciao, carissimi. Ciao, Pino. Oddio, ho tolto Luca per sbaglio, è tornato, ecco qui. Oggi con la regia sono un po' così. È andato via Pino perché adesso abbiamo due ospiti che si aggiungono a noi questa sera. Le faccio subito entrare. Stiamo parlando di Elisabeth Ebali, giocatrice del Fiamma Monza, quindi andiamo sul girone A di Serie C questa sera per appunto il blocco dedicato alla Serie C femminile. Tanto, come state? Tutto bene, ragazze? Buonasera a tutti. Bene. Sì, tutto bene, grazie. Tutto bene, grazie. Mattia, allora, mi avevi chiesto di fare un prepartita ed eccolo qua. Siamo Monza Aerobica, ecco di domenica. Avevo chiesto un prepartita, faccio vedere tra l'altro subito il programma appunto di questo weekend. Fiamma Monza Aerobica questa domenica alle 14:30, match molto molto interessante. Vediamo anche la classifica in questo momento delle due squadre, che sono a un punto di distanza con le Sharks, che comunque devono ancora recuperare il match con la Ternana. Alessia, inizio proprio da te per chiederti un po' questo inizio stagione dell'Aerobica. Sono venuto a vedervi tra l'altro domenica contro il Pavia, è una squadra che comunque lotta fino all'ultimo. Sì, diciamo che l'inizio del campionato non è stato come credevamo, è stato un po' a rilento, anche se comunque le sconfitte sono venute, cioè sono state di misura, ecco. E quindi speriamo che nel proseguo comunque di fare bene, di continuare a migliorare, di portare a casa risultati. E insomma, questo, ecco. Elisabeth, anche il Fiamma Monza comunque ha iniziato la stagione passando il girone di Coppa Italia, adesso comunque un campionato difficilissimo da affrontare. Mi racconti anche tu un po' queste prime giornate? Sì, a livello di risultati la Coppa Italia sicuramente ha dato più gioie, abbiamo passato il turno. Il campionato è partito un po' a rilento, al momento non abbiamo ancora portato a casa la prima vittoria. Io purtroppo domenica non ci sarò perché sono infortunata, e quindi speriamo niente di raggiungere la prima vittoria, i primi tre punti. Rimango da te, Elisabeth, perché tu sei arrivata quest'anno, vero, al Fiamma Monza, dopo l'ultima stagione passata con la maglia della Grate. Ti chiedo un po' cosa ti ha convinta ad abbracciare questo progetto. Sì, allora, dalla Grate ci siamo spostate in blocco. Io l'anno scorso sono arrivata da Grate la stagione in corso, e alcuni di noi abbiamo proseguito appunto col progetto del Fiamma Monza. Diciamo che buona parte delle mie compagne sono le stesse, a cui si è aggiunto il gruppo delle ragazze che era già lì a Monza. Quindi sicuramente quello che ho voluto proseguire è il progetto iniziato appunto alla Grate, poi il gruppo sicuramente mi sono trovata bene fin dall'inizio, quindi non avrei voluto mai lasciarle, sinceramente. Alessio, invece tu con l'Aerobica sei già da qualche anno, hai vissuto categorie diverse con le Sharks. Quest'anno la Serie C, qual è l'obiettivo un po' comunque della squadra? Si vuole puntare comunque già a provare il salto di categoria? Sì, assolutamente, si vuole puntare ad arrivare nelle zone alte della classifica, se non vincere appunto, e comunque di allenamento in allenamento l'obiettivo che ci poniamo è sempre questo, migliorarci sempre, e quindi l'obiettivo è essere tra i primi, ecco.
Tra l'altro, rifaccio vedere un attimo la classifica. La Serie C quest'anno, poi soprattutto il girone A, lo diciamo spesso, sembra un po' una B2, visto il livello, ci sono almeno metà delle squadre, se non di più, lottano comunque per il primo posto della retrocessione. Adesso ti chiedo, poi faccio la stessa domanda anche a te, Elisabeth, questo campionato è stato un attimo rivoluzionato, si è passato... Se c'è adesso c'ha 3 gironi, 16 squadre, più trasferte da fare ancora, anche più della Serie B e di una Serie A, ti chiedo un po' come vedi appunto questo nuovo format che vede comunque anche i play-out nelle zone basse della classifica. No, allora, quest'anno il campionato, come tutti gli anni, il livello si alza e credo che quest'anno il livello della Serie C comunque si sia alzato molto. Tutte le squadre sono molto competitive, molto preparate e quindi non c'è da sottovalutare niente, ecco, e quindi anche molte giocatrici magari che ritrovavi in categorie superiori le ritrovi in questa categoria e credo che l'esperienza faccia la differenza, anche perché ci sono molte squadre storiche tra virgolette che sono ben attrezzate, ecco. Elisabeth, faccio un po' la stessa domanda a te, un tuo commento su questo campionato, questo nuovo format, visto che comunque l'anno scorso tu in Serie C ne hai giocato uno totalmente diverso. Sì, allora, un bel campionato perché è molto equilibrato, quindi è quello che lo rende molto comunque avvincente in ogni fase. E il fatto che sia lungo sicuramente è impegnativo, comunque si termina molto tardi. Una cosa positiva il fatto che ci siano i play-out, esatto, il fatto che comunque venga dato anche alle squadre che arrivano nel fondo della classifica la possibilità di comunque mettersi in gioco alla fine, magari hanno avuto una stagione complicata ma non per questo per forza sono destinata appunto a scendere di categoria. Ovviamente spero che non sia il nostro caso, sinceramente, però questo è il mio pensiero. Intanto non abbiamo ancora visto i risultati comunque di domenica scorsa, l'Orobica ha perso col Pavia 2-1, ha provato in extremis a riagguantarla, mentre invece diciamo, Monza è uscita sconfitta a parte la Ternana. Prima Alessia, poi Elisabeth, vi chiedo un po' come sono andate queste partite in particolare, cosa è mancato? Ma la nostra partita è stata una partita molto combattuta, molto fisica, tanti scontri, tanti duelli e... A noi sicuramente, personalmente come squadra, manca da far gol, cioè più cinismo sicuramente, infatti stiamo cercando negli allenamenti di migliorare questo aspetto perché comunque le occasioni le crei ma poi non la butti dentro, ecco, quindi questo sostanzialmente. Elisabeth, invece voi appunto con la Ternana, che però diciamo che è una delle più grandi favorite forse di questo girone per la promozione, insieme forse all'Arezzo. Ma sicuramente la Ternana è una buona squadra. Per quanto riguarda domenica, secondo me è mancato un po' la cattiveria in campo. Loro si è visto che avevano voglia di vincere, di prendersi 3 punti. Noi dal punto di vista approccio sicuramente abbiamo peccato. Quindi quello in primo luogo. A proposito comunque di Ternana, Alessia, per caso c'è già la data del recupero con la partita? 8 dicembre, dovrebbe essere l'8 sì. dicembre. Ok, così almeno sapremo anche quando recuperarla, torneremo finalmente l'asterisco dalla classifica. A questo punto mi sposto io dall'alto, per la prima volta questa sera, metto su Denise, così iniziamo anche il giro di domande dei miei colleghi. Allora, benvenute ragazze, grazie per essere qui con noi. Volevo chiedervi, avete una persona, un allenatore, un'allenatrice di riferimento che nella vostra carriera calcistica vi ha aiutato particolarmente ad arrivare a questi livelli? Oddio. La diciamo persona che vi ha aiutato. Tutti gli allenatori mi hanno aiutato a loro modo. Nel senso, ognuno mi ha sempre dato qualcosa in più per farmi diventare quella che adesso sono. E quindi una persona in particolare non te la so dire, ecco. Però sono grata a tutti, ecco. Elisabeth? Allora, sì, anch'io un po' lo stesso ragionamento, nel senso che tutti gli allenatori che ho avuto comunque sono riusciti a capire quelle che sono le mie caratteristiche anche a livello di carattere.
quindi magari come prendermi, come fare per tirare fuori il meglio, quindi sono stata fortunata comunque da questo punto di vista. E in questo campionato c'è una squadra che temete di più o che vi piace particolarmente come gioca? Io non sottovaluto nessuno, nel senso, secondo me tutte le squadre alla fine sono forti. Per dirti, il Pavia che ci ho appena giocato contro, per me è una squadra, una bella squadra, nel senso, prova a giocare a calcio, è organizzata, compatta, mi è piaciuta. Ma come lo stesso Arezzo, ho sentito che ne parlano molto bene, tra 2 settimane ci giochiamo contro. Le Azalee, le squadre comunque della Toscana, un po' tutte, ecco, diciamo. Sì, io allora le squadre della Toscana non le conosco, comunque non ci ho mai avuto, non ho mai giocato contro. Pavia sicuramente è una squadra molto organizzata, conosco alcune ragazze, sono forti, quindi mi piace il loro modo di giocare e per me loro sono delle favorite. A livello di paura diciamo che non ce n'è, nel senso, ogni partita a sé, anzi le partite più complicate sono quelle più divertenti, quindi da quel punto di vista ogni partita è da giocare. Grazie. Francesco, metto te in alto nell'angolino. Intanto buonasera ovviamente a entrambe, grazie per essere venute qui. E parto da Alessia. C'è una curiosità che vorrei togliermi. Siccome tu comunque hai vissuto l'Orobica fin dall'inizio, tutte le varie denominazioni, diciamo, fino a poi arrivare all'attualità, ti volevo chiedere, vi siete date una spiegazione su cosa è successo negli ultimi 2 anni? Soprattutto l'anno scorso. Magari l'anno scorso avete un po' pagato il contraccolpo dell'anno precedente, secondo te? Ma guarda, secondo me l'anno scorso il campionato è stato un campionato molto difficile, molto combattuto, equilibrato, tanto che ogni domenica non sapevi contro, cioè realmente il valore vero della squadra contro cui andavi a giocare, perché comunque le prime della classifica andavano magari a pareggiare o perdere contro le ultime, e quindi è stato un campionato difficile, c'è stata anche molta sfortuna secondo me da parte nostra, sempre lo stesso problema di far gol. E a tal punto che si è deciso l'ultima giornata per quanto riguarda noi, perché comunque nel giro di 3 punti c'erano 5 squadre, quindi la classifica era molto corta e bisogna far gol, ecco. Sembra una banalità ma non lo è, ti assicuro. No, non lo è per nulla. E ti volevo chiedere, quest'anno vi siete un po', come dire, ricompattate da questo punto di vista? Vi siete dette, questo può essere l'anno della rinascita? Sì, cioè ce lo siamo imposte, dobbiamo ancora dimostrarlo sicuramente, anche perché siamo partite a rilento. Però comunque sì, ce lo siamo imposte, vogliamo arrivare nelle zone alte e quindi è ora di far vedere le potenzialità che ci sono. Perfetto. Mentre passo Elisabeth, ti volevo chiedere che tipo di progetto è quello del Fiamma Monza? Cioè c'è la volontà di magari un giorno tornare al glorioso passato? Sì, allora Fiamma Monza è una società molto ambiziosa, infatti gli anni passati comunque è stata in alto e poi è cascata appunto finendo in eccellenza. Quest'anno hanno voluto rimettersi in gioco acquistando il titolo della Grate, perché sicuramente nei loro obiettivi c'è quello di mantenere la categoria sicuramente, ma comunque puntano più in alto, quello è certo. E poi un'altra domanda volevo farti. Tu sei una delle tante giocatrici lavoratrici, no? Sì. Che ci sono soprattutto poi nelle vostre categorie. Ti volevo chiedere come riesci a gestire, diciamo, i 2 impegni e che consigli daresti, Luca, prendo in prestito un po' la domanda da te, che consideresti a una ragazza appunto che vuole magari giocare a calcio però allo stesso tempo anche mantenersi con un lavoro? Beh, allora, il calcio comunque impegna tanto tempo, nel senso, comunque 3 sere a settimana sono al campo, la domenica sono sempre fuori, quindi fortunatamente io faccio un lavoro che me lo consente. Alla fine lavoro classico 9-18, il weekend libero,
Quindi a livello organizzativo si deve avere la possibilità ovviamente di poter conciliare lo sport, quello è un dato oggettivo. E quello è che sicuramente se si ha questa possibilità, poi nel senso organizzarsi viene da sé. Io non voglio rinunciare al calcio, quindi ho fatto anche delle scelte lavorative considerando anche questo aspetto, magari rinunciando a un lavoro che comunque mi portasse a fare trasferte. Per il momento io vorrei continuare a giocare, quindi ho messo comunque allo stesso piano lavoro e calcio, comunque un hobby mi fa star bene e non voglio ancora rinunciarci. L'ultimissima cosa, poi lascio a Luca, perché noi abbiamo avuto qualche tempo fa Jessica Menin del San Marino che ci disse proprio che, a una mia domanda, tra l'altro, che lei voleva continuare comunque sia a lavorare, a mantenersi così. Se tu avessi la possibilità, vivresti solo di calcio? O comunque il lavoro ormai è diventato diciamo, fa parte della tua vita, non vorresti comunque abbandonarlo? Beh, se avessi la possibilità, ovviamente non rinuncerei. Ovvio è che arriva un punto in cui, per caratteristiche appunto naturali, bisogna smettere, quindi Certo. è una scelta difficile, nel senso, da una parte è una cosa sicura, per il calcio è una cosa comunque con un punto di domanda. Se fosse possibile, sicuramente la prenderei in considerazione. Francesco, ti switcho? Vai, ho finito, Cambio, vostro onore. cambio. Sì, ho finito, ho finito. A questo punto lasciamo la parola a Luca che si è sentito un po' quasi rubato dalla sua solita domanda, No, quindi tra ho l'altro ormai l'hanno plagiato, temuto. Ha l'hanno plagiato solo già fatto altre persone. l'inizio qua. Ma l'hanno plagiato No, altre ma io. persone a quel punto, dai. Quello sicuro. No, io inizio con una piccola premessa alla mia domanda, che dato che, come abbiamo visto, è un momento comunque molto positivo dal punto di vista per il calcio femminile in generale, nel senso che comunque è una crescita qui in Italia continua, no? E si vedono sempre di più. Noi, per esempio, questa settimana siamo stati allo stadio a vedere la Champions e abbiamo visto comunque tante bambine anche che andavano a vedere la partita, tante famiglie, tutto questo. Questo preambolo per dire cosa, alla fine, per fare la mia domanda. Voi avete avuto sicuramente carriere, e comunque avete avuto esperienze diverse. Cosa direste adesso a una bambina che si approccia o che vuole comunque cominciare a giocare a calcio? Inizio no, le direi che comunque lo sport in generale è divertimento, quindi devi giocare per divertirti prima di tutto, perché comunque il calcio ti fa crescere, ti insegna sotto molti aspetti. E se poi un giorno riuscirai a fare il tuo lavoro, ben venga, però comunque anche solo come passione, come divertimento, ti toglie tante soddisfazioni, ecco. Quindi di divertirsi. Vado io. Allora, la Fiamma Monza, una cosa che non avevo mai visto, è il settore giovanile. Comunque è grande, ci sono tantissime bambine, una cosa che mi ha fatto molto effetto arrivare al campo le prime volte, vedere tutte quelle squadre di bambine che comunque ti guardano come se fossi, cioè, dico, la prima squadra, no? Quindi magari puntano ad essere dove sei tu, quando poi tu dici io sono semplicemente, cioè, una giocatrice, faccio, nel senso, niente di speciale. Quindi è una cosa bella che ci sia questa possibilità per le bambine oggi, che magari quando giocavo io da piccola, giocavo con i maschi, non avevo modo. Quindi sicuramente il fatto che possano vedere il calcio anche femminile come qualcosa di normale, non sentirsi additate come il maschiaccio, la strana. Quindi questa è una cosa molto bella e mi fa piacere che sia cambiata. Grazie. Posso dire una cosa prima di passare alla domanda di Giuseppe solo? Sì. Ritornando al discorso di Luca. Noi allo stadio avevamo poche file sotto di noi, tutte le giovanili della Juve. E per me, appunto, per questo discorso, secondo me per loro era stato molto emozionante vedere anche delle loro compagne di squadra che addirittura erano in panchina e si allenavano in mezzo al campo. Quindi poter assistere a queste partite e dire magari anche l'anno prossimo sarò io là, e stessa cosa si può dire anche nel caso comunque delle altre categorie, chiaramente, come ha detto ora Elisabeth. Cioè, per me è un grandissimo stimolo da questo punto di vista, sicuramente. Possiamo adesso, come dice appunto tu, la domanda del buon Giuseppe, Passiamo che alle ti cose chiede, formali. siamo alle cose formali,
giocatore o giocatrice preferita, comunque quelli a cui magari vi siete ispirate o ancora tuttora vi ispirate. Io sono un po' monotona, non ne ho uno in particolare, ecco. Mi piace il bel calcio, chi ce la mette tutta, chi sa cosa deve fare, chi gioca bene a calcio in generale. Non ho qualcuno in particolare, ecco. Elisabetta, tu invece hai un nome? Nel femminile mi piacciono molto Bonfantini e Bergamaschi. Comunque sono due tipologie di giocatrici che mi piacciono molto per caratteristiche. Come giocatore nel maschile direi Lukaku. Pronti via subito. Sì, sì. E beh, insomma, comunque nomi importanti. Da parte. E io ti voglio chiedere una cosa. Le giovanili del Fiamma Monza sono Fiamma Monza o sono Monza? C'è no, sono esatto sei... Monza, sono affiliate. Ok. Ok, perché siamo tutti in attesa di vedere quale sarà poi la mossa del Monza, che prima o poi arriverà anche lui, pian piano, nel femminile. Esattamente. Ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per essere state qui stasera con noi a presentarci un po' le vostre realtà e soprattutto in vista della gara in cui vi vedrà poi, avete il campo, Elisabetta seguirà poi la partita, ci ho detto, dalla tribuna. A causa purtroppo di un infortunio ti auguriamo poi di tornare il prima possibile in campo. Speriamo. E vi facciamo davvero un grosso in bocca al lupo e che vinca il migliore. A questo punto non possiamo augurarti fare nessuna delle due quindi che vinca il migliore. Grazie mille per essere state con noi. Grazie a voi. Grazie. Ciao, buona serata. E rieccoci dunque qui, noi quattro, con i nostri bei faccioni, questa serata, per la prima volta in realtà questa serata, devo dire che siamo andati molto veloci, è una mia impressione, cioè... filato tutto liscio. Fluidi. Giustamente, come dice Luca, quando fila tutto liscio, non sembra vero, ma ogni tanto capita. Intanto, il ritmo è stato incalzante, come si dice. Comunque posso dire una cosa, io sono ancora carico a molla per i discorsi di Evelyn, Cioè io me la prendo come coach di vita, sì. Proprio. Cioè io... Sembra proprio una partita di tennis comunque, perché botta e risposta, bam bam bam. Ora finita la diretta, esco fuori e vado a correre. Attendiamo il video, Francesco. Ma a questo punto io direi vai a correre durante la diretta. Già durante la diretta. Sei, facciamo... esatto. Facciamo diretta mentre andiamo tutti fuori a correre. Comunque, l'ultima cosa voglio dire soltanto, io penso che le facce di Luca prima, perché penso guardasse la partita, bisognerebbe fare una diretta solo su quello. Sì, adesso cioè, facciamo un montaggio. Ha fischiato il rigore, peraltro netto, quindi Marco aspetto solo che venga a dire vi hanno dato un rigore netto, cioè tira il Giorginio e io di mia testa, io sapevo che la partita era già avanti e sento già uno che mi scrive e mi fa ma come si fa a Minze, che ho detto eccolo lì puntuale ed è il terzo che sbaglia di seguito, come dice Emma, la prossima volta facciamo la Luca Cam e ci sarà una telecamera su allora esatto. Ma ragazzi col tasto verde del vostro telecomando potrete vedere la Luca esatto. Cam ragazzi giornata di intervista, a un certo punto abbiamo... ho fatto proprio così ma infatti prima di commentare ho proprio detto c'era Luca che ho visto che ha già probabilmente visto tutto, cioè facciamo il ciclette tutti quanti questa volta diretta tutti sulla ciclette facciamo dire i risultati della classifica a questo poraccio di Mattia dai allora l'abbiamo già vista un po' comunque il girone A di questa fantastica Serie C, l'Arezzo ha battuto 2-0 lo Spezia, quindi si conferma al primo posto insieme al Pinerolo che batte 2-1 la Lucchese, Livrea continua a vincere, 4-1 sul Perugia, abbiamo già commentato comunque le sconfitte del Fiamma Monza e dell'Orobica, mentre il Genoa vince 5-1 sul Caprera, mentre Real Media si rialza 3-0 sulla Pistoiese, infine poker della Solbiatese sul campo del Pontedera, risultato importante, noi ci prendiamo una pausa comunque tra di noi perché ci andiamo a vedere comunque gli highlights, i gol di Orobica Pavia con la doppietta di Bianca Maria Codetta. Continua ad insistere nell'azione, pressing altissimo adesso il Pavia, Longoni cerca una soluzione centrale su Accoliti, pallone che passa per Codetta, il tiro
E c'è il gol dell'1-0! Pavia in vantaggio! Gol meritatissimo, erano diversi minuti che il Pavia spingeva di più e riusciva a creare tante occasioni e arriva la zampata del Giaguaro. Il gol del Giaguaro, Filippo, era qualche minuto che ci stava provando, ci aveva provato pochi minuti prima con un colpo di testa che ha incrociato la traversa, ma questa volta ha trovato la sua accelerazione. E dà una decisiva mano a Zella a riconquistare questo pallone. Attenzione a Bianca che ci crede, va via, Codeca, è 2-0! Andiamo! Il 2-0! Nel momento più importante, la doppietta del Giaguaro, 2-0! Nel momento più importante, quando serviva a chiuderla, perché la squadra accusava stanchezza, accusava difficoltà. Valletta, pallone giocato all'indietro, zona tiro, che viene sporcato! E c'è il gol dell'Orobica. Ecco qui il 2-1 del Pavia sull'Orobica, che ha accusato con questo autogol nel finale, poi non è riuscita a pareggiare. Denise, no, il Pavia l'anno scorso ha vinto l'Eccellenza Ligure, adesso sta continuando a far bene anche in Serie C con questa Codeca che continua a segnare. Passiamo al girone B. A questo punto ci sono due squadre che ci stanno molto care a noi di Calcio Femminile Live. Iniziamo a vedere subito i risultati. Se magari me lo fa mettere, ecco qui, con l'Isera che vince di nuovo 3-0 sull'Atletico Oristano e il Portogallo che batte invece il Bologna 1-0. Quindi due squadre che noi siamo affezionati, visto che le vediamo spesso qua, ne parliamo spesso su Calcio Femminile Live, entrambe con i tre punti, pareggio tra Trento e Jesina, 2-2, mentre Vicenza batte il Padova, che è davvero in crisi nera quest'anno, 4-0, il Riccione invece batte lo Spal 4-2, pareggio tra Brix e Novi, Venezia e VCF, tutti questi pareggi ne approfitta un po' il Venezia, FC, che vince 5-1 sul Mitici, e infine bianche tra Civitanova e Triestina, vediamo anche un attimo la classifica, con il Brix nel Vicenza in questo momento in testa, 13 punti, il Vicenza forse è l'unica retrocessa in questo momento dalla Serie B che sta realmente competendo per ora in questo nuovo campionato, poi abbiamo comunque il Riccione a 12, il Trento e il Venezia a 11 e poi abbiamo comunque l'altro Venezia a 10, quindi comunque tantissime squadre nel giro di tre punti, è un campionato bellissimo, quello è anche nella zona poi salvezza. Poi vediamo un attimo ovviamente anche la prossima giornata, dove abbiamo lo Spal che giocherà in casa col Civitanova, il Padova se la giocherà con Venezia FC, la Jesina col Mitici, Triestina, Brix e Novi, il Bologna invece ospiterà il Vicenza capolista, mentre l'Isera il fortissimo Trento, Portogruaro se la vedrà con l'Atletico Oristano in cerca di un'altra vittoria, infine Venezia VCF Riccione, altra gara molto importante, ma noi ragazzi come al solito abbiamo le highlights del Portogruaro e in questo caso della vittoria di misura contro il Bologna. Almechia è prima partita ufficiale per Giancarlo Maggio alla guida del Portogruaro femminile. L'allenatore nato in Germania è subentrato in settimana a Pino Rauso e dopo soli due allenamenti diretti è subito in campo contro il Bologna. Le felsine arrivano dalla vittoria 1-0 in casa contro l'Atletico di Oristano, ma in terra veneta sono molte le assenze per mister Galasso. Inizio di partita particolarmente bloccato, entrambe le squadre si schermano a vicenda, le uniche occasioni sono estemporanee. Qui Sciarrone prova con il sinistro, pallone che però esce alla sinistra di Comacchio, che era sulla traiettoria come possiamo vedere dalla camera retroporta. Portogallo che però risponde poco dopo con Gashi su calcio da fermo, conclusione che si abbassa però non abbastanza per inquadrare lo specchio della porta di Bassi. Inizio di partita spezzettato, dicevamo, poco gioco effettivo, molti falli a centrocampo, qui parapiglia nell'area del Portogallo, nulla però che preoccupi Comacchio. È un finale di primo tempo favorevole al Portogruaro, qui Gallo non dà tempo alla difesa di schierarsi, grande però la risposta da parte di Bassi sul destro di Gallo, che qui la vediamo va a combattere con Simone sulla palla vagante, poi si coordina, ma grande anche
la risposta, così come il tiro di Gallo sul calcio d'angolo susseguente, però Bassi non arriva sulla traiettoria, ci arriva e come Anna Pucci Battaiotto che incorna in rete il gol dell'1-0, quarto gol per Battaiotto che in questo inizio di campionato è veramente decisiva. 46esimo minuto del primo tempo, Portogallo che va al riposo in vantaggio. Con le immagini di Gabriele Zoia andiamo alla ripresa, Bologna più incisivo in attacco ma non riuscirà a trovare il gol del pareggio. Qui Finotto cost to cost non riesce però ad impensierire Bassi, e un Bologna, dicevamo, che grazie ai cambi di mister Galasso avanza il proprio baricentro, ma trova di fronte a sé un Portogallo che non trema e anzi si propone con Gallo nell'area bolognese. Giochetto di Suola, ma trova la pronta respinta della difesa bolognese sul calcio d'angolo. Ancora Finotto, come nel gol di Battaiotto, cross ancora una volta teso, anche questa volta la manca Bassi, ma non trova la porta Albulena Gashi da dentro l'area piccola. Grande occasione per il Portogruaro, si dispera la numero 10 del Portogruaro. Qui colpo di testa che va a centimetri dal raddoppio, poteva chiudere la partita, e invece al 28esimo il Bologna raccoglie la più grande occasione della sua partita, non riesce a rinviare Gava, palla che arriva sui piedi della classe 2006 Elisa Gabrielli, ma grande la risposta da parte di Comacchio che salva il risultato. Possiamo rivedere qui nel replay la parata di Comacchio su Gabrielli e poi Volpati che in scivolata allontana il pericolo. Siamo agli sgoccioli della partita, entra anche Chiarot nel Portogruaro per dare manforte alla difesa, e il Bologna fatica sempre più a trovare spiragli in zona Comacchio. Ci vuole ancora una volta uno strappo di Sciarrone che parte, palla al piede da centrocampo, si fa tutto il campo in diagonale, poi conclusione con il sinistro da lontanissimo, unghiata di Comacchio a deviare il pallone in calcio d'angolo. Ce la mette tutta il Bologna, ma grande comparto difensivo del Portogruaro che concede solo occasioni sporche, come in questo caso a Zanetti. Sembra finita la partita, ma l'ultima occasione è ancora in agguato, non trova il pallone Gashi, la trova e come Mercanti che però trova ancora davanti a sé, decisiva la risposta di Comacchio, vince il Portogruaro 1-0. In questo stadio fantastico dove i sogni si avverano, con 100 gol che ci uniscono e i nostri cori che esplodono in mezzo alla curva, fanno un gol più veloce del vento. Con questo porto fantastico posso toccare il cielo. Portogruaro Ale. E rieccoci con questo fantastico inno. Ha detto tutto Denise. Ma io mi chiedo infatti, ma dov'è l'inno? Poi a un certo punto è partito là. Beh, tra l'altro per chiudere il servizio altissimo e non far sentire la chiusura delle parole. No. Io pensavo fosse stato Mattia ad alzare l'inno. No. Avrei voluto, io l'avrei alzato ancora di più fosse stato. Intanto sulla canzone di Giovanni. Un saluto importante da Deborah Sorti, comunque responsabile dell'LND della regione Liguria, che ci saluta. Buonasera a tutti, un saluto per parlare a Civi Bomber. Mi avete tenuto compagnia nel tragitto da Genova a Livorno, recentemente più interessanti degli azzurri, quindi ci fa ciao, piacere Deborah. Averti tenuto compagnia. Prima o poi, con lei a mangiare sei... Denise, quando è che la invitiamo comunque, Deborah... a parlare comunque della situazione ligure del calcio femminile. Guarda, la invitiamo, Deborah, compatibilmente con i suoi turni di lavoro. L'ho vista stasera che eravamo a una presentazione del libro di Federica Seneghini, Giovinette, non so se lo conoscete. Mm-hmm. È stato molto interessante, abbiamo fatto dei punti sul calcio femminile degli anni 30 e degli anni di oggi. C'era anche presente una giocatrice del Genoa, e è stato molto interessante. Tanto anche infatti Deborah si è scoppiata questo viaggio Livorno-Genova, Genova-Livorno in un pomeriggio e ci ha seguito tutta la sera, siamo andate a mangiare insieme e la ringrazio ancora. Tanto c'era anche il buon Eva che apprezzava l'ino del Porto, sì. A questo punto vogliamo anche la versione remix,
mi raccomando. Posso dire una cosa? Portogruaro e Isera sono un po' come mamma e papà. Ecco. È difficile scegliere. Esatto, ormai ci siamo affezionati, prima o poi faremo una diretta direttamente al prossimo Isera Portogruaro, andremo lì. Faremo una diretta il pulmino. Avremo una diretta di 5 ore in cui riprenderemo le social media manager dell'Isera mentre sì. fanno brainstorming per fare un post su Instagram. Scusate, te lo dico, ma per l'ultimo post penso che si siano messe in 5 o 6 per farlo tirare fuori, perché è venuta una cosa spaziale, proprio così, spaziale. Allora, signori, chiudiamo un po' intanto la carrellata di risultati, ci andiamo a vedere subito il girone C della Serie C, che ha visto il Catania perdere 3-2 con l'Aprilia Racing, il Chieti imporsi 5-1 sul Lecce, vittoria importantissima, 0-0 tra Fesca Bari e Rever Roma, il Grifone Giallo-Verde vince 3-1 sulla Roma 14, dopo che questa stagione comunque è ripescato all'ultimo, sta comunque facendo un ottimo campionato, alla fine a Puglia Trani 2-1 sul Crotone, il Coscarello perde in casa col Mediterranea 2-1, e poi il Trastevere e la Res Roma continuano a vincere, i primi contro l'Indipendente 3-0, i secondi 5-0 contro il Match Point Matera, poi vediamo anche la classifica, qua abbiamo un Chieti a punteggio pieno in questo momento, seguito da Res e Trastevere, che hanno l'unica partita che hanno pareggiato è lo scontro diretto proprio tra queste due formazioni, e poi abbiamo Puglia Trani a 12, Mediterranea a 10, anche qui un bellissimo campionato, il Lecce sta facendo più fatica invece ad ingranare, vediamo la prossima giornata cosa ci servirà, abbiamo Catania a Puglia Trani, Rever Roma, Grifone, Giallo Verde, quindi un altro, l'ennesimo derby capitolino, poi abbiamo Roma 14 Chieti, Mediterranea, Resto Roma, Crotone Indipendente, Match Point Matera contro la Fesc Bari, Trastevere che ospiterà invece il Coscarello, infine Lecce Aprilia Racing. A questo punto direi che andiamo direttamente anche sulla primavera, per poi magari passare a qualche ultimo discorso più extra campo. Vediamo subito il girone 1 che ha visto il Cittadella battere 2-0 il Brescia e poi pareggio tra le due capoliste, Milano ed Hellas Verona finisce 1-1, la Sampdoria invece batte 3-0 il Como, 10-0 dell'Inter sul Tavagnacco e 9-0 della Juventus sulla Pro Sesto, e il Chievo che batte 6-1 la Sassari Torres. Vediamo appunto la classifica, come appunto Milano e Verona che hanno pareggiato, prime 13 punti, dietro Inter e Juventus a 12 punti, poi seguono Cittadella, Sampdoria, Como. Vediamo anche il programma della prossima giornata, che vede Brescia, Sassari, Torres, Cittadella, Milan, Juventus, Como, Chievo, Sampdoria, un interessantissimo Hellas, Verona, Inter e poi Tavagnacco, Pro Sesto. Passando invece al girone 2 del campionato primavera, abbiamo la vittoria della Roma 8-0 sull'Empoli, vince di misura il Napoli femminile sul Palermo, 3-0 del Sassuolo in casa del Pomigliano, mentre la Lazio 8-0 sul Cesena, ricordiamo sempre c'è una Lazio che vince, una Lazio più giovane che porta a casa punti, Pink Bari e Fiorentina finisce 1-1, invece il San Marino che sta facendo anche loro molto bene, 6-0 nel derby romagnolo contro il Ravenna, vediamo anche la classifica aggiornata con proprio le Titane in questo momento capoliste, con la Roma che deve ancora recuperare comunque una partita, come deve farla la Pink Bari, la Lazio e la Roma Calcio Femminile, quindi ancora qualche asterisco da togliere. Vediamo subito il programma poi della sesta giornata con Cesena, Pink Bari, Palermo, Empoli, derby giallo-rosso tra Roma e Roma Calcio Femminile, Fiorentina, Lazio, Ravenna, Pomigliano e infine Sassuolo, San Marino, anche questa gara molto interessante, e i risultati io li ho finiti, qualcuno vuole fare qualche considerazione? Due cose, ma una la so quella che vuole dire Luca, gliela frego. Urge la primavera 1, visti i risultati. Urge la primavera 1. La seconda cosa che volevo dire è, occhio che a Juventus Como ci sarà una presenza di CF Live in rappresentanza. Ah, bene, e non svegliamo chi però, attenzione. Non svegliamo chi. Sono me Denise, per esempio. Tanto c'è Deborah, anche dice parteciperò volentieri, quindi adesso organizziamo assolutamente. Però Deborah, Denise ci chiede l'inno del Porto presente, quindi direi che io scrivo a Davide e a Gabriele, preparo la clip dell'inno completo del Porto e lo mandiamo qui in diretta. Con le parole, facciamo karaoke. Con le parole, facciamo karaoke, mi piace un'idea. Poi qualunque società, facciamo Io volevo solo dire che occhio, perché se effettivamente ci sarà la Primavera 1 il prossimo anno, si prospetta qualche squadra inaspettata dentro, diciamo, perché se finisse così San Marino, la Pink Bari,
sarebbero comunque dentro già, eh? Mentre il Verona, il Milan, comunque, ma San Marino, Pink Bari, boh, attenzione perché potrebbero esserci sorprese. Assolutamente sì. Insomma, ragazzi, noi i risultati li abbiamo già visti tutti, no? Qua c'è Mattia che fa direttore d'orchestra, io mi metto qui e sono anche suonato mentre voi cantate e facciamo un po'. Vi ricordo Bugo, ragazzi, vi ricordo Bugo, che dobbiamo invitare Bugo. Ecco. Invitiamo Bugo a Bugo cantare canta. L'inno del Porto. Bravo, mi piace qui. Abbiamo visto un po' tutti i risultati, ragazzi, adesso siamo nel solito chiacchiericcio finale. Siamo tutti stanchi, anche se appunto la puntata, devo dire, è volata velocissima, molto, molto botta e risposta. Settimana poi è successo un po' di tutto, no? Col Napoli che deve difendere la fascia da capitano con parole su spogliatoi divisi quando invece non era vero, con Paolo Di Marino. E poi al PSG cosa è successo, insomma, allucinante. Questa guarda cosa che non sapessi. Quella è una storia che secondo me è proprio, noi secondo me non ci si rende conto, ma è una roba fuori dall'immaginario, perché pensare che una giocatrice arrivi a usare un metodo del genere per eliminare dalla squadra una sua rivale è una roba che mi posso immaginare non gli eventi. Mamma mia, sì, esatto, Fra. Esatto, perché chi non lo sapesse, se non sbaglio giovedì scorso, venerdì scorso, se non sbaglio, è stata aggredita una giocatrice del PSG, che non mi ricordo mai il cognome, come si pronuncia. Amraoui, ex Barcellona. Amraoui, esatto, ex Barcellona, che è tornata tra l'altro quest'estate proprio nella squadra francese, è stata aggredita a sprangate, da, a quanto pare da due uomini su a braccia e gambe, quindi di conseguenza nelle ultime partite era in tribuna, giustamente, direi. E ci starebbe dietro questa aggressione, secondo alcune, cioè le prime fonti, una compagna di squadra, Aminda, se non sbaglio, Diallo, che veramente sarebbe quella che ha organizzato questa aggressione per rubargli il posto in squadra. Come dice il buon Emanuele, attenzione, non si hanno ancora prove certe, comunque secondo me c'è dietro qualcos'altro, si vanno in minacce pesanti da parte di qualcun altro. Infatti ho letto anche comunque di un'altra persona esterna che ha contattato giocatrici, che in teoria forse addirittura un ex della giocatrice aggredita, che per vendetta, gelosia, vai a capire sta succedendo. Insomma, è una situazione. C'è da dire che non si hanno prove certe, infatti Diallo è stata rilasciata comunque, perché ovviamente se non ci sono delle prove, poi a un certo punto ti devono rilasciare. E certo che la cosa, poi pare che molte altre giocatrici del PSG erano state minacciate telefonicamente nei giorni precedenti. Certo è che, siccome erano in macchina insieme loro due, a me sembra strano che viene fermata la macchina, viene presa a botte una delle due e l'altra viene lasciata intonsa così com'è. Cioè, un po' di sospetto viene. Poi le prove magari non si avranno mai del fatto proprio che sia stata lei fisicamente a contattare queste persone, però fa strano. Appunto, bisogna un attimo vedere varie cose. Poi appunto, se c'erano già minacce su altre giocatrici, magari tramite questa persona di cui si è iniziato a parlare, è un attimo che magari ha costretto la compagna a organizzare, cioè a portarla lì, sai, fargli, che ne so, adesso non siamo calcio criminale, non siamo un agguato, diciamo. Esatto, non siamo investigazione. Ma perché io ho letto pure che la dinamica dell'accompagnamento a casa è stato molto strano, cioè nel senso che avevano riportato prima Amraoui, dopo questa cena, non mi ricordo, nonostante lei fosse quella più lontana da riportare, quindi in teoria quella da portare per ultima a casa, e quindi sembrava tutto architettato appunto appositamente per questo agguato in pratica. Intanto il buon Ema ci riporta proprio le frasi precise, no, dell'articolo: a bassa velocità dell'auto, proprio nel punto in cui i due aggressori l'hanno fatta fermare, il fatto che gli uomini a volto coperto abbiano preso fragate solo la giocatrice, appunto, senza toccare invece Diallo. Quindi staremo a vedere. Ma io dico una cosa, scusa, non voglio fare le cose, ma se devi fare una cosa del genere, ma fatti tirare qualche sprangata anche te, no? Fai un'aggressione perché sia, diciamo,
capibile, no? Io adesso non voglio dire, però... Oh, Luca, non sanno più fare gesto... digressioni come una volta. Tolto il gesto folle, che è folle e resta una cosa, secondo me, fuori da ogni logica. Ma, cioè, è un tentativo disperato, più che disperato. Cioè, tu elimini fisicamente una compagna? Cosa fai? La prossima volta che non ti va bene un'altra la fai ammazzare, non capito? Anche perché oggi, stasera, abbiamo avuto un esempio di maturità da parte di Evelyn sulla competizione e sulla mentalità da avere. Quindi è una ragazza che è classe 2001, se non sbaglio, giusto Francesco? Mm-hmm. Sì. Che insomma ha fatto vedere maturità e la mentalità che ma serve. Ma ragionassero appunto... tutte così. Tra l'altro PSG Lione è a rischio ora rinvio. Hanno chiesto rinvio, poi non so se lo accoglieranno. Comunque quella partita lì c'è sempre qualche cosa di mezzo, perché l'anno scorso per il Covid, l'altra voce, cioè, sempre così. È sempre così. Invece, sempre per cronaca, passiamo un po' alla cronaca, Francesco, non l'ho detto la scorsa live, il Torino Women ha riaperto una nuova pagina Facebook, dopo che è stata rubata la vecchia, poi non sapremo mai i dettagli veri e propri. Li inviteremo per farcelo raccontare. Li invitiamo assolutamente, li invitiamo qua in diretta. Il Torino ha aperto una nuova pagina, quindi ho già messo, ho tolto il like a quella vecchia e ho messo quella nuova, quindi... ma scusa, ma quella vecchia esiste granata. Ancora? C'è ancora, sì. Non è che comincia a fare battaglie contro quella nuova, poi? Adesso partono i dissi. Meme di Spider-Man che indica se stesso. Esattamente. Adesso dovremo portare anche il format meme. Adesso facciamo i meme della settimana. Li portiamo qui. Cacciatrici brutte, se ci state ascoltando, cioè, siete ufficialmente dentro. Così non è una vostra decisione. Siete dentro, punto siete e dentro. Basta. Insomma, siete dentro. Esatto. Insomma. Poi altre notizie settimana. Ultimissima notizia, esatto. Ecco. Che volevo chiedere un po' il vostro parere. Cioè, ho letto in realtà poco fa, prima di entrare in diretta, dichiarazioni di Bertolini settimana scorsa alla 7, che vero, si lamentava fortemente delle poche allenatrici donne in Serie A. Solo attualmente, guarda, se vuoi te le prendo anche le parole. Le avevo aperte, tra l'altro, davanti a me, proprio perché le volevo prendere prima, poi sono arrivati tutti gli ospiti e quindi siamo andati un attimo a correre. Allora, dove sono finite? Eccole qua. Allora, Mina Bertolini afferma: perché soltanto due allenatrici in Serie A? Punto di domanda. Forse perché chi sceglie sono gli uomini? Punto di domanda. Io credo che la componente femminile, per quanto riguarda la direzione tecnica, sia un valore aggiunto. Ci sono molte mie colleghe brave, potrebbero dare il loro contributo. Questo, a mio avviso, è una sconfitta per l'intero movimento. Allora, il mio parere è che siano parole molto esagerate, sinceramente, e semplicemente, guarda, in questo senso ci sono più allenatori uomini, quindi anche per un fattore di statistica è normale che in questo momento forse ci siano più coach uomini che donne, però l'importante è avere un allenatore bravo, poi il sesso è indifferente. Posso fare l'avvocato del diavolo? Vai. E certo, sennò che divertimento. Secondo me Milena Bertolini ha voluto stimolare proprio le donne. Non era un attacco nei confronti degli uomini, ma quindi dell'ambiente, tanto alle donne, perché per stimolarle nell'intraprendere la strada dell'allenatore, dell'allenatrice in questo caso. Perché molto spesso la donna che smette di giocare a calcio basta, finisce lì e non fa più il corso da allenatore. E invece, secondo me, Milena voleva dare un messaggio importante sotto questo punto di vista. No, ma secondo me si è espressa male, un po' come l'altra volta, esatto, con la questione Napoli De Laurentiis, sì. Napoli Carlin. Sì. Cioè, il ragionamento come hai detto tu ha assolutamente senso. Io sono completamente in linea, per esempio, con quello che ha scritto proprio, io l'avevo letto sull'app di Tuo Calcio Femminile, sì, e hanno fatto poi un articolo a commento, diciamo, di queste parole, sono totalmente d'accordo con quello che hanno scritto loro, e appunto, cioè, secondo me, io credo che ormai da quando uno si approccia al calcio femminile deve levarsi un po' dalla testa la questione donna-uomo, cioè, deve distinguere tra bravo e non bravo, poi che sia donna o uomo, esatto, un altro rischio, cioè, non c'entra nulla. Io faccio l'esempio... l'altra sera abbiamo visto la partita allo stadio, al di là del gol del Wolfsburg, le guardaline, che erano donne,
hanno fatto proprio un disastro totale. E non c'è, cioè, capita, ci sono anche i guardiani uomini che fanno disastri. Frappar invece mi aveva arbitrato benissimo l'anno scorso, due anni fa, quando era stata la partita di Champions. Cioè, l'anno scorso un arbitro donna ci diede il rigore contro con Lione un metro e mezzo fuori dall'area. Cioè, nel senso, non è che per forza l'uomo è più bravo o viceversa è meno bravo, la donna è più brava o viceversa è meno brava. Ci sono, come al solito, donne brave e donne meno brave, uomini e bravi. Certo. Bisogna smettere di guardare il sesso, ma solo il ruolo alla fine. Tu devi commentare l'arbitro, non l'arbitro donna e l'arbitro no. Infatti, l'allenatore, cioè, quindi sono d'accordissimo. A questo punto, Luca, forse il problema non è poi che, io, scusa, volevo Luca, solo dire a Milena Bertolini che però di questo passo, cioè, potrebbe essere solo una che allena in Serie A, perché poi è vero. Occhio. Se si continua così, è vero. No, Luca, volevo farti questa roba. Non è che forse Milena Bertolini, dopo il Napoli, dopo questa uscita, forse deve un attimo rivedere le sue conferenze stampa, le sue uscite un attimo. Un addetto guarda, stampa le servirebbe. Secondo me la 7 è un po' un agguato vero e proprio, no? Perché io l'ho visto, ti portano anche a fare delle dichiarazioni, a dire delle cose che secondo me te non vorresti proprio esprimere in quella maniera lì, no? Era anche lì, era in un contesto che non c'entrava nulla, probabilmente perché parlavano di Patrizia Panico, no? E sono riusciti ad arrivare a far dire, però le donne e tutto. Ma come in tutte le cose, noi abbiamo sempre detto, e come diceva Francesco, come avete detto tutti, ci sono i valori per ogni cosa, ci sono i valori. Io sono il primo a dire che la Guarino è una grandissima allenatrice, e tutti quest'anno l'avrebbero voluta, tutti. Cioè la Juve l'ha presa e la Juve ha deciso di lasciarla, ma tutte le altre squadre di Serie A l'avrebbero voluta prendere. Bavagnoli, se non avesse smesso, ma perché non stava la Roma, ma sarebbe andata in un'altra squadra. La Tesse, fino a che è stata lì al Pomigliano, ha fatto un bravissimo. Gran lavoro. Sì. Cioè, ragazzi, la stessa Bertolini. La stessa Bertolini. Ma perché quando c'è stato Cabrini, l'Italia ha fatto risultati così mediocri. Sì, da quando c'è lei, la squadra è molto migliorata. Perché bisogna mettere sempre in mezzo e ci sono poche donne? Ma quelle che ci sono stanno facendo un ottimo lavoro. Anzi, dalle serie minori, secondo me, ne arriveranno altre che faranno altrettanto bene. Ci vuole tempo. Anche in quello bisogna allenarsi. Non solo le giocatrici, ma anche gli allenatori e le allenatrici. Ma poi c'è da dire che ora c'è anche una tendenza nuova, perché io so di varie giocatrici che ancora sono in attività, che già stanno facendo patentini per allenare. Certo, per esempio, la stessa Riboldi. Ma ti parlo anche di un esempio, la stessa Girelli sta facendo da qualche anno patentini su patentini per arrivare poi quello per allenare appunto l'UEFA, non mi ricordo come si chiama. Sì. Quindi comunque già si sta un po' invertendo questa tendenza, giocatrici che già addirittura quando sono nel pieno della carriera, perché comunque Girelli possiamo dire ancora nel pieno della carriera, poi ad altissimi livelli, già non aspettano di finire più ormai, già prima iniziano a premunirsi. Quindi da questo punto di vista magari in futuro si arriverà ad averne di più. Poi un altro conto, se i discorsi sono basati sul sessismo, ovviamente là cambia completamente il discorso, cioè è chiaro se si scopre che un direttore decide di prendere un uomo, un allenatore in quanto uomo, escludendo le donne, quello è un altro paio di maniche. Quello è proprio un discorso proprio diverso. Ma basandosi sulla buona fede, diciamo, per me, come hai detto tu, bisogna parlare. Poi, esatto, c'è anche Cernoia. Non voglio dire, ma una delle più grandi allenatrici in Europa è quella del Chelsea, ed è una donna. Reyes. Sì. Cioè, quindi... per dire che le grandi allenatrici ci sono. È chiaro che numericamente, come diceva Francesco, sono meno, cioè intraprendono meno quella strada lì. Molte escono fuori dall'ambito, cioè restano magari nel calcio, ma non restano nell'ambito dell'allenamento alto. Marta Carissimi, secondo me, è una grandissima persona. Cioè io l'ho sentita anche a commentare le partite ed è, secondo me, bravissima. Solo che non ha deciso di fare quel tipo di strada.
la stessa gamma. Esatto. È probabile che finirà nei quadri dirigenziali della FIGC, ha finita certo. La cosa, perché magari non ha intenzione di fare l'allenatrice. Sono anche tutti perché, discorsi anche perché tantissime, adesso noi abbiamo nominato anche le giocatrici magari più di spicco, ci sono tantissime giocatrici che hanno sempre fatto lavoro e calcio, e una volta che è finito semplicemente si sono dedicate al lavoro, no. Non è che... Quindi... Che poi aspetta, diciamo Mattia, entrando il professionismo, l'allenatrice dell'Olanda anche appunto, entrando il professionismo cosa succede? Che anche gli stessi dirigenti, allenatori e tutto diventano professionisti di conseguenza. Quindi una dice, ho finito col calcio, ok, posso provare a fare l'allenatrice di una squadra, ma vivendo di quello. Bravo, perché sì. È possibile. E poi bisogna comunque fare tutto il percorso, non è facile fare i patentini e tutto. Quindi... Ma se pensate che Guarino ha preso l'UEFA Pro l'anno scorso, Guarino. Non è facile. È un impegno anche non da tutti, perché sì. Se una persona lavora e vuol prendersi un semplice, tra virgolette, semplice UEFA B, deve comunque mettersi in tasca di andare a Coverciano per quattro giorni a settimana. E stessa cosa per il UEFA A, e non tutti si possono permettere per due mesi andare quattro giorni a settimana a Coverciano pagandosi albergo. Se una persona lavora, come fa? Non è neanche facile. Esattamente. Però sono convinta che negli ultimi anni vedremo sempre più donne allenare e nelle dirigenze delle squadre, sicuro. Sicuramente. Punto. Domani alla 7 chiedono come ospite speciale, ci chiedevano, lo scopriremo, domani sarà una bella sorpresa. Lo scopriremo, la cucina di Sonia, secondo me. Diciamo che la 7 tende ad alternare una persona che c'entra col calcio femminile con 8 che non c'entrano niente, quindi domani... Ma domani quale partita c'era sulla 7? Roma-Fiorentina. Se okay. Non mi ricordo se domani. Io guardo Napoli-Sassuolo, non lo so. Infatti pure io. No, forse io guardo Roma Poli Sassuolo. No, domani ci sono Roma Fiorentina e Napoli Sassuolo alle 14:30. Sì, sì. Io guarderò Napoli Sassuolo e poi alle 12:30 c'era invece la Juve. Con la Lazio. Quella me la guarderò pure mentre mangio, tranquillo. che poi tra l'altro hanno lo stesso piani. Noti esperti di calcio femminile, no? Esatto. No. Insomma, ospiti un po', diciamo, per attirare gli ascoltatori. Ci sta anche come strategia. Con me non sta funzionando. La strategia che ci può stare, a volte funziona. Sto allontanando. Diciamo, mettiamola così, io punterei, se vuoi prendere persone di spicco, prendi le che conoscono il calcio femminile. Io sarei a me piacerebbe vedere, che ne so, anche un Filippo Galli, che comunque adesso lavora al Parma e conosce bene comunque il calcio femminile. No, ma è semplice, ci metti, e io non voglio ripetermi, ci metti come opinionista fissa Marta Carissimi, che è una simpatica ma che sa di calcio femminile. E poi ci metti una di una squadra e una dell'altra che conosce le squadre, non che arriva e dice io è la prima volta che vedo una partita di calcio femminile, perché se no fai ridere. Perché stiamo parlando. Cioè, fai ridere. O fai piangere. Ma Rudy Garcia lo invitano per un motivo ben preciso. Ma chissà perché. Infatti. E insomma, ragazzi, siamo ormai arrivato alle conclusioni finali, sai che abbiamo parlato di tutto e di più, non solo di campionati, siamo andati in Francia a fare i detective, siamo andati a salvare il Torino Women, che finalmente ha di nuovo una pagina Facebook. Settimana prossima Torino Women. La prossima Torino Women, e giochiamo pure a Cluedo con le giocatrici del PSG qua in diretta con voi. È stata Diallo con la spranga sulla strada. Esattamente, ci mettiamo a giocare così in diretta, troviamo il modo prima o poi, così portiamo anche contenuti nuovi.
Io arrivo ai saluti doverosi, ringrazio ovviamente già tutti gli ospiti che sono già passati qua nel corso della serata, il buon Zio Pino che è sempre qui presente con noi e ovviamente il buon Francesco, nostro producer e montatore di fiducia, le grafiche, tutto. Grazie ragazzi. Grazie ancora per il traguardo dei 100 iscritti che noi stavamo aspettando da un sacco di tempo, finalmente ce l'abbiamo fatta. Continuate a iscrivervi, se già siete iscritti fate altri profili fake e iscrivetevi. ora si punta a 1000 chiaramente. Voi, anzi, vogliamo arrivare a quant'è quella che quando ti danno la prima placchetta di YouTube? 10.000, credo. 10.000, sì. 10.000 ragazzi. Ai 10.000 facciamo lo speciale con Diallo qui in diretta con noi. Spacca tutto. Diallo che utilizzerà la placchetta di YouTube per picchiare. Che spacca casa sua. Ah, 102 iscritti. Ah, bello. 100 iscritti. E Diallo che si aggiunge. Esatto, sono i due con la spranga che ci stanno seguendo per adesso venire da me, capito? Chiudetevi in casa. Esattamente. Poi ovviamente ringrazio anche il buon Luca, immancabile anche lui come ogni settimana, che non sto più respirando io ormai perché non c'ho più il naso che si funziona. Però grazie a Diallo ho trovato la forza di respirare ancora. Ragazzi, ma se parla di Allo innocente, colpo di scena, magari chi lo sa. Di Allo innocente dobbiamo cercare però i colpevoli a quel punto. No, ma noi non abbiamo detto che è colpevole, abbiamo detto che sono delle cose che fanno pensare, poi fino a prova contraria uno magari la prossima settimana poi la situazione si è chiarita. Sì, esatto, faremo in CIS Paris, così vedremo un attimo come va. E ovviamente poi, ultima, non per questo meno importante, è tornata qui con noi questa settimana anche Denise Cividella del podcast Stelle in Campo, sei anche in diretta su Radio Zena, dove ho saputo che è venuto anche il buon Francesco di recente, vero? In diretta. Sì, ho avuto il piacere di far fare un intervento a Francesco. Grazie ragazzi, è sempre bello stare con voi, mi diverto un sacco e grazie a tutti coloro che ci hanno seguiti. E poi adesso non ci rimane che iniziare a seguire anche l'eccellenza, siamo un po' in ritardo con i tempi e arriviamo anche da quel punto di vista. Grazie ovviamente di nuovo a tutti quelli che ci hanno seguito dall'inizio alla fine, immancabile Emanuele, Giuseppe e tutti gli altri che ci seguono dall'inizio alla fine. Tra l'altro oggi c'era pure Italia-Svizzera, però siamo rimasti sempre collegati, quindi grazie davvero e chissà, magari prima o poi ci vediamo tutti una partita in diretta a commentarla. Grazie ancora, allora, facciamo così col commento del buon Giuseppe, chiudiamo così, buonanotte a tutti, alla prossima settimana. Buonanotte.